Bentornati ragazzi e ragazze alla penultima sessione di Drawings and Dragons. Abbiamo un ospite speciale questa sera, abbiamo Robby Unchained. Ma mi sa che questa cosa qua, che del 70° Tex Wheeler, l'ha preso un pochino troppo seriamente. Cioè, stasera se c'è qualche cazzata tira fuori la pistola e inizia a sparare in oggi giro. Oggi ho fatto una riunione su Tex Wheeler e sono carichissimo a pallettone. Ma infatti di solito vieni in moto, invece qua fuori c'è un cavallo che sta cagando come un drago ovunque per strada. Cambio la mia classe da cavaliere a pistolero, che c'è? Cavallo, un po' disgustoso, i pistoleri. È successo anche a me. Non mi arrabbio perché oggi è il compleanno. È il compleanno del nostro Lorenzo. È il compleanno. Ma sei una persona disgustosa. Sono entrato dicendo tanti auguri, abbracciandolo così. Non t'ho visto. Ieri era il mio compleanno. Ho portato anche una torta. Tanti auguri. Hai portato una torta? Perché non l'ha mangiata? Perché la mangiamo dopo sessione. Dopo sessione. Dopo sessione civetta sul comò e c'è un botto di gente con la torta. No, la torta mangiamo qua. Mangiamo non qua. C'è abbastanza per tutte le persone. Ma se sei povero. Che sei? L'ho fatta io però. Devo dire 5. L'hai fatta tu? Certo, l'ha fatta lui. Non avete visto la etero borsa trigo che ho portato? Rosa la tua. Dopo la prendiamo. A fine primo tempo. Al sapore di feromoni. Sì. Che carina la tua tazza questa sera, ma mai come la mia tazza. Scusa, cosa c'è dentro? Questa tazza contiene acqua. Hai visto come l'ho alzata? Madonna! Ispirazione! Ispirazione subito! Ti ho rubato. Ma come lo scavallato il compimento dei piani. Infatti adesso sto cercando un bottone per farti uscire il Frero Rocher da qualche parte. Cioè, non voglio qualcosa di buono. Detto ciò. Scusa, io vorrei salutare la mamma di Dario. La ciao, signora Carla. Allora, signora Carla, sono tre sessioni che noi cerchiamo di individuarla nei commenti, ma ci hanno detto però che lei è tipo la regina dei computer, quindi complimenti perché è insgamabile. Però Dario sta molto male. Sta male, quindi se ha bisogno di qualcosa ci scriva sulla chat e diciamo che cos'ha. Ma probabilmente lei sta scrivendo con l'account di Asmodee Italia. Dono lo so buffo in realtà. Dono lo so buffo è la signora Carla. Sì. Ringraziamo no, Roberto, dono lo so buffo, Roberto Rossi ha fatto un lavoro della Madonna in queste settimane qua, cioè bravo Rob, bravo, poi Iban e ti parlo. Detto ciò ragazzi, dai che è già tardi e voglio iniziare a giocare. Innanzitutto, tra la scorsa settimana e oggi ci sono arrivati 65 PNG dei giocatori, tra i loro personaggi, master che usano quei PNG, veramente un sacco. È stato fighissima come cosa, perché vuol dire comunque che ci seguono. E vedremo tutti questa sera. Esatto. Vai. Ne ho tirati fuori un po' a caso, guardate, io non vedo nulla, però qua ci sono un po' di PNG a caso. Detto ciò, chi vuole ispirazione facendo un riassunto breve della scorsa sessione? Marvin. Eh? Ok. Dai su, Lorenzo, che sei lì. Fammi fare a me, fallo per me. Qui c'è un YouTube. Lorenzo, tirami la sera. Qualcosa per cui disegniamo. Ma noi da morire, devo fare qualcosa. Mentre tu parli. Prego. Molto bene, dunque eravamo rimasti con il nostro parte al cospetto del nostro nano preferito, Aurinax, il quale ci spiega che abbiamo bisogno di trovare un artefatto. Cioè la lacrima del drago. Del drago. Sì, ma abbastanza semplicemente. Cioè, se per i draghi, chissà che lacrima sarà. E, tuttavia, poiché, allora, sì, questa lacrima del drago serve per far risvegliare il vero potere di Bahamut, che si è rincarnato in questo bimbo che si chiama Bibi, che è quello che abbiamo noi salvato dalle segrete, dai giullari, eccetera, eccetera. Tuttavia non sappiamo dove si trova questa lacrima del drago, se non che si trova nei dintorni di Waterdeep. Andando alla taverna del portale spalancato incontriamo Jarlaxle de Baeor. Jarlaxle, il quale ci commissiona un furto. Hai voluto strappare. Ho fatto fuori dal vaso.
il quale ci commissiona un furto di un propellente per la sua nave, direi propellente, una nave. Sì, perché dei vocaboli migliori dei tuoi, ex sceneggiatore comunque, cioè F5. F5. Con di non apprezzare i complimenti. Ma pensa che ho disegno. Questa è l'unica parte del gioco in cui parlo, fammi vedere. Quindi noi ci dirigiamo nel magazzino indicatoci da Jarlaxle e troviamo all'interno purtroppo un PNG di cui però non ricordo il nome, perdonami perché è un po' complesso, lo so. Infatti, chi vuoi continuare a fare? Cioè l'omaggio a Dave Anderson e tu non ti ricordi la parte più importante della sessione, che era Arnie Deverson, visto Arnie che Deverson, sì. Arnie Deverson, il quale è un magazziniere che però si è inventato un bel gioco da tavolo che non poteva condividere con i suoi compagni Tenku perché erano troppo stupidi. Sto cercando di non commuovere. Non ho voglia di alzare e venite a menare. Questo perché tu vorresti che facesse Pingu, vero? E invece non l'ha detto Pingu. Niente, non l'ha detto il secchione supremo. 10. Mi stai indisponendo, Marco. Roberto, sei bravo, ma non ti anche al contrario. Ti volevo parlare al contrario, se volete. Cioè, avrei messo nei banchi di scuola, avevo un fondo a disegnare. Roberto sta disegnando. Il rumore della matita mi fa finire di preparo. Quindi teniamo una sessione di questo gioco di ruolo inventato da Ernie Davidson e perdiamo perché bara, ma noi con la nostra dialettica riusciamo a convincerlo del fatto che invece siamo tutti divertiti. Il master non bara mai. Perdiamo male perché ce lo meritavamo. Usa il ragazzi a suo favore. Moriamo tutti, non so come altro dire. Moriamo tutti perché ce lo meritavamo e tuttavia con la nostra dialettica riusciamo a convincere il master del fatto che comunque ci siamo tutti divertiti, quindi abbiamo vinto anche noi e la vittoria era la condizione per la quale ci avrebbe aiutato a trovare il propellente che ci serviva da portare a Jarlaxle. Portato questo propellente a Jarlaxle, il quale scopriamo essere un elementale del vento, Jarlaxle si infila in un macinino che immagino sia un sommergibile. Who knows? Punto. E noi scopriamo che possiamo salire a bordo di una nave in cui ci sono Carl e Marius che ci porteranno nei pressi di Waterdeep, ovvero all'isola di dopo l'isola dell'osso di balena? No, l'isola è quella di Ruathim. Bravissima. Ok. Ma tu invece che scrivi le parole fai disegni. Tipo i giornalisti, faccio prima. Ho capito. C'è un osso, una balena, un tempio greco. No, non è vero. No, non è vero. Ma sì, stai scherzando? Guarda. Ma che problemi hai, scusa? No, però è così. Così, sull'isola grossa di balena c'è un tempio di draghi. Cioè invece che scrivi le parole lui disegna. Cioè sei un egiziano. Sì, fai geroglifici. Puoi minarlo per cortesia. Quindi niente, allora ho scritto sulla tua firma. Niente, quindi adesso siamo su questa nave dove ci stiamo dirigendo verso. No, siete ancora al porto, dentro di sé una nave ed è finita così. Siamo nei cioè sì, siamo in procinto di salire su questa nave. Siete tutti quanti bene. Bene, questo è il mio prospetto. Siete tutti quanti di quinto livello. Bellissimo. E quindi Riccardo, che cos'hai? No, nulla di particolare. No, a parte? Una cosa. Parla di fuoco! La utilizzeremo a tempo debito, quando saremo tutti in una stanza un metro per un metro. Allora ragazzi, vi trovate adesso sul molo del distretto portuale. La barca, l'imbarcazione su cui vi hanno invitato a salire Marius e Carl, è la Three-Headed Monkey, la scimmia a tre teste. È tardi, sono circa l'una e mezza, due di notte. Ci sono una marea di mozzi, comunque personale di bordo dell'equipaggio che sta portando dentro la Three-Headed Monkeys gli approvvigionamenti, quindi barili, casse, evidentemente per stare via un po' di tempo. Come vi ricordate, Carl e Marius vi avevano detto che erano due marinai, due specie di pirati, anche come erano vestiti, e che per sbaglio si erano uniti agli Zentari. E naturalmente, visto che siete diventati due amici, sono messi a vostra disposizione per portarvi sull'isola di Ruathim. L'isola di Ruathim è all'incirca a una ventina di ore di navigazione, purtroppo essendo una goletta è molto grande, quindi non va a chissà che velocità. E soprattutto bisogna passare vicino alle ossa di balena, che sono anche delle isole sporgenti con molte rocce, qui è molto pericoloso avvicinarsi con la nave perché c'è pericolo appunto di speronarle e in base alla marea di distruggere la chiglia della nave. Venite fatti salire a bordo. Aurinax però non può seguirvi, essendo comunque lui una persona che deve stare a Waterdeep, poiché
come sapete, ha i suoi affari con l'High Wizard di Waterfield. In compenso, però, vi chiede di portare con voi Bibi, essendo che voi dovete andare a cercare di risvegliare il potere di Babut insito dentro Bibi, essendo Bibi l'avatar di Babut stesso. Vi ricorda della vostra missione, ovvero quello di recuperare la lacrima di drago. Siete sul pontile della nave, sono mezzanotte inoltrata, 1:30, 2 di notte, abbastanza... Ci ha lasciato Bibi? Bibi è con voi. Ok. È proprio attaccato con voi, in particolare è attaccato a te. Questo mio istinto materno. Se volete, appena siete sulla nave, Carl e Marius vi accompagnano verso i vostri alloggi per passare finalmente una notte in tranquillità, se volete. No, io rimango sul ponte a oliare l'armatura. Io non amo le navi. Io mi avvicino a Berem, mi faccio... Ma quindi... Che cosa indichi innanzitutto? Gli indico Bibi. Ah. Ma quindi... Il marmocchio. Quelle Babut. A quanto pare. Ma quindi gli dei esistono. Eh sì? Ma questo cambia tutto! Hai avuto questa epifania qui, su questo molo adesso? È la nave, mi ricorda. È da anni che mi ricorda tante cose, la nave, l'ondeggiare. No, ma questo... Bellissimo! Questo ribalta tutto. No, in realtà conferma tutto, sei un chierico. Ma... Cioè, fino ad oggi tu sei andato in giro a... Ma io facevo... Prima ti astimavo, poi ho visto che facevano qualcosa queste invocazioni. Cioè, avevo bisogno di Bibbia per avere la conferma. Gli incantesimi che arrivavano attraverso l'energia data dal tuo dio. Qual dio? Per me ora è solo Babut. Per me ora è solo Babut. No, bellissimo. No, 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 questo veramente. Però non mi avvicino. Vuoi cambiare religione? No, 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 cioè sì, prima c'avevo un Pelar. No, 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 Babut. Tutta la vita Babut. Bomba Babut. Bomba Babut, ma che scherzi. Bellissimo. Sei il chierico più confuso. Hai capito perché si chiama Bibi? Bomba Babut, bellissima. Su questa nave c'è una stamperia di magliette? Eh certo, c'è quale nave? Come sono queste navi? C'è un ventilatore che c'è per la stamperia. Master, lo è di chiaro. Beh, puoi iniziare tu con una tintura a prendere i vestiti dei tuoi compagni. Ma come un amanuense, ti metti lì, bomba Babut. Va bene, questa è un'ottima informazione. Mi ritiro a meditare perché e l'ho visto da lontano. Chi è che ha attaccato te? Bibi ha attaccato te. Vabbè, io tiro. Allora tiro fuori la bambola, la schermante. Perché è una bambola. È tutto un coltello, è la schermante. Assolutamente. Sì. Okay. E gli insegno come si affilano i coltelli. A Bibi? Certo, si deve saper difendere, insomma. Babut insegna a affilare i coltelli. Certo. Per adesso va bene. Io voglio ancora convidare. Molto innocente, non sarebbe, poi sì, almeno si dà da fare. Ascoltati, lui ti guarda. Oh, fai vicina. Attenzione, mi raccomando. Vedi che lui prende le sue unghie, perché ha gli artigli, le passa sulle lame dei coltelli, da cui fuoriescono molte scintille, quindi... Bravissimo. Non capisci se è più affilato il coltello o il suo artiglio, sinceramente. Io da lontano guardo e fa, sta a fare una roba. Vedi che fa le scintille. Cioè, per te è tipo. Io sono affascinatissimo. Cioè, fa uscire scintille dalle mani, cioè. Cioè, tu hai anche la sua bandana in testa, ho scritto BB. Sì, cioè, ti stai scrivendo tipo con la cenere bomba Babut, sai così. Chi vuole andare a riposarsi? Vi ricordo che chi non riposa non avete ancora dormito della volta successiva. Io vado a riposarmi anche perché nella mia testa c'è un casino terribile. Perché tutti voi ci hanno iniziato a litigare terribilmente, e tra l'altro c'è una nuova voce Dark Megalord che appena l'ho creato ha iniziato a parlarmi con quella vocina delicata. Beh, robe tipo tu mediti, cioè sei lì in uno stato di, tu non hai bisogno di dormire, quindi una specie di uno stato catatonico di veglia sul ponte della nave. Sì, sì, sì. No, no, ma prima si sì, tutto, tu... tiro fuori il mio. Tu sbocchi. E tu sei lì. Cosa non può andare sul piano? Cioè, tu hai il secchio. Cosa? Tu hai il secchio. Col secchio anche lui viene nella stanza, anche tutti. Tu cosa fai? Io provo ad andare a dormire, ma non penso ci riuscirò, sai.
Vicky? Non lo so, io sono preoccupato dal nostro chierico che continua a fissare un bambino. Sì, l'ho no? detto. È stato più forte di me, va bene? Sì, ispirazione. Tu con sì, baby? Io vado sulla nave. Sì, sì. Sì, non siete tutti sì, sulla nave? Sì, 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 però siete stavamo ancora sul mondo. No, no. Ero perso che eravamo saliti. E vomitava dal mondo. Beh, ispeziono la nave. Che cosa vuoi ispezionare? Cioè, è una goletta. Sì. Allora, una goletta. Ma delle cabine. Una goletta è un albero. Scusate, è un'imbarcazione molto grande, bialbero. Vedete che ha quattro file di cannoni sul lato sinistro che vedete voi, ce l'avrà anche sul lato destro. Al momento non sono ancora spiegate le vele, vedete che sono arrotolate, è notte quindi non riuscite a vedere bene i colori delle neve, delle vele. È molto grande come imbarcazione, infatti immaginate sia un equipaggio abbastanza ben strutturato, tanto che vedete che stanno in continuazione su e giù a portare letteralmente le bettovaglie, quindi probabilmente starà in giro più tempo oltre a portare voi. E Marius e Carl vi hanno messo a disposizione una camera su in poppa, quindi in una zona dove stanno comunque i capitani o le persone di alto rango all'interno della nave, per vostra privata, e siete in un ambiente comunque sicuro. Ok. E notte, quindi per questo se volete andare a esplorare di notte va bene, però non vedi bene e non ti conviene andare sotto coperta con una torcia perché c'è la polvere da sparo e le altre cose. Ti aiuto. Poi sento nascere in me una nuova incantesimo, non so bene dove arriva. E lo proverò proprio lì. Sotto coperta vicino al barile ho scritto TMT. Senti, c'è 4-4 sulle 4 da un lato e 4 da un lato. C'è anche a pure a poppa, sì. 2-2. Sì, esatto, 2-2. Tu che cosa fai? Io dopo... Sì, sì, tu sei con Bibi che stai affilando i coltelli, le vere cose. Ok, è una certa, vedo che è tardi e gli dico, allora, i bambini di solito non vanno a dormire così tardi, quindi adesso andiamo sotto coperta. Lui come al solito si mette sul tuo piede, ti abbraccia, quindi sei tu che lo trascini. Ecco, solita cozza. Quindi siete sotto... Riccardo, cosa vuoi fare tu, scusami? Io mi faccio un giro della nave e sì, mi sembra tutto normale, non noto niente. Non vedi niente, cioè vedi che sono Carl e Marius che danno degli ordini, mm-hmm. Vedi adesso per quanto sia buio che ci sono veramente un sacco di soggetti di ogni razza, mm. Vedi degli gnomi, vedi dei nani, vedi dei mezz'orchi, vedi degli elfi, dei mezzelfi, degli umani, è la ciurma e vedi che sono molto legati tra di loro e ascoltano le direttive di Carl e Marius, quindi probabilmente effettivamente sono veramente la loro ciurma e non persone... prese così per caso. Ok, no, là, invece che ritirarmi nelle mie stanze, sì. Io aspetto un po' e me ne sto sul ponte sopra a osservare Carl che dà ordini, voglio vedere come gestisco la nave. Tu vedi che sono Carl e Marius che stanno anche dando ordini con criterio, c'è anche la disposizione di tutte le merci che vengono portate da sotto, cioè quelle più pesanti le fanno mettere in fondo, i liquidi dell'abbeveraggio e il cibo di rapido utilizzo le fanno mettere sul davanti, e comunque sono tutte persone che vedi che come si muovono sulla nave, stanno effettivamente muovendosi in maniera conscia di quello che sì, fanno. Sì. Okay. E per il resto non c'è niente di particolare. È abbastanza sì, tranquilla. Io finora, il tipo che ho incontrato nella taverna, tutto quello che mi ha detto si è dimostrato vero. Già l'Axe? Sì. Quindi va vicino al traditore rosso. Non so, no. Mago rosso e dai. Gli appoggio una mano sulla spalla e gli dico... Padre Mago! Ha urlato, l'ho detto, ma... Qua! Giusto, il padrone dall'alto di muore di parate poco. Scusa, non volevo. È partita senza le cose. No, però lo conosco ancora bene, l'incantesimo perciò ballisce, non riesco a scrivere. Esplode il molo vicino. Di monta camminanti, esplode. Esatto. Non sapevo avere questo incantesimo nuovo. Bellissimo. La meraviglia della stregoneria. Marvin, ciao, scusa. Di stregoneria dopo un po' decenni per tanto. Ma hai tirato palle di fuoco davvero? Hai tirato palle di fuoco davvero? No, siamo morti, ce l'ho fatto. No, detto, anche se così. Tu l'hai evitata, però l'hai tirata palle di fuoco. La eviti e non colpisce nessuno. L'hai tirata o no? Sì, sì. Ti piace la magia selvaggia? No, è da... Ha bestemmiato. Guarda, non aspettavamo. Non c'è neanche la tabella. Vabbè, è nato 1. 11. È doppio 1. Ma io cosa... Io sarei più per farla tirare sempre la magia selvaggia. E farla sempre, tanto. Ti pare faccio 1. No, ma nel senso che vale sempre.
No, quando solo quando fai uno. Cioè, sotto. Cioè, a prescindere. Cioè, prescindere. Ci vuoi favori così. Okay. Va bene, tiriamo così. Mi piace molto usare così, ma adesso invece. No, da 1 a 10. Mi piace, dai. Dai, da 1 a 10 valido, da 1 a 10 magia selvaggia. Tirano fuori, tira fuori la paginetta. Vabbè, 11. Comunque, comunque non mi sono dimenticato un attimo che c'ho il foglio qua, è importantissimo. Intanto guarda qui. Ho giusto, cioè, dai. No. Ah, lo fa posto. Continuano a litigare. Lui è cattivissimo. Mi sento vedete la fregatura che arriva. Tieni. Beh, comunque se è Mario Marvin alle spalle, mi è scappata da sta palla di fuoco, ma finisce napa. Parlate tra di voi. Pesce e gala. Celebrazione d'autunno. Sì. Gradirei sapere della tua storia. La mia storia? Sì, il colore delle tue vesti mi induce a pensare che tu faccia parte di un qualche culto che mi è noto. No. No, nel mio passato c'è stato un trascorso da apprendista, ma senza nessun... come dire, poi non si è concretizzato in nulla, in una congrega dei maghi rossi del Tai. Maghi rossi del Tai, sì. Un gruppo di pazzi non proprio ben raccomandabili, dai quali poi mi sono ovviamente dissociato. Lo pensa davvero o sta mentendo? Lui sta dicendo la verità, cioè questa qua è la verità da, anche dal suo background. Ok, cioè, no, sta dicendo... volevo capire se capiva. No, no, ce l'ho, ti avrei fatto tirare. Se ti avessi detto la balla, ti avrei fatto tirare, avrei fatto tirare lui sulla girare. E nelle mie, nelle mie ricerche, di, nella speranza di poter diventare un mago, mi aggregai a questo gruppo senza sapere nulla. In realtà poi non avevo nessuna capacità arcana di quel tipo e sono diventato uno stregone per altri motivi. Ok, ti allungo la mano e te la stringo, hai fatto la scelta più saggia, ragazzi. Grazie. Oh, 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 scusa. Lui sta sotto. Ah, si fa. DML dice che sono delle fighette, le maghe rosse del Tai. Chi? DML. Ah, DML. Siamo entrati in continuazione. Ma è una spedizione. A DML sarebbe Dark Megalord. Come cosa sta? Ok, ma hai fregato la tabella? Vabbè, sì, no, te la do per un attimo il manuale per vedere alcune cose per dopo. Che cosa fai? Sei soddisfatto? Io sì. Da cosa? Da quello della discussione, vuoi vedere ancora qualcosa in giro? No, se vedo che non succede nulla, al massimo posso chiedere se vogliono una mano. Chi? Carlo e Marius. Carlo e Marius. Vedi che Carlo e Marius dicono. Non sono un esperto di navigazione, però visto che ci trasporterete. No, è meglio che prima conosciate il nostro equipaggio prima di buttarvi in mezzo a loro. Ok. Ora? No. Ah. Sembrava. Sì, dai, andiamo a sbagliare. Partiamo. Carlo. Vabbè, io. Non siamo ancora partiti. E a un certo punto mi dirò nelle mie stanze. Tutti quanti, tranne Marvin, che non ha bisogno di dormire, ci deve riposare, ma non deve fisicamente dormire, vi ritirate in questa stanza che effettivamente è, per la prima volta, una stanza seria. Ah. Avete tutto il vostro letto, riposate, Bibi stesso, siete comodi, vi sdraiate. Solo che, per quanto riuscite a dormire, siete la nave che parte. Punti di costituzione. Non è quello, non è quello. Sì, scusate. Usa il lanciadadi. 16. Basta, cioè. Cioè, però riesci. Vabbè, però tengo dentro. Un pochettino, cioè, riesci anche tu ad addormentarti. In caso, in anti stretti. Senti i pezzettini. Senti che sta battendo frizzante. Ispirazione. Sentire Lucheo, un romano dice troppo frizzante. La notte è tormentata per tutti quanti voi. Crosta, le voci che hai nella testa scompaiono. Una sola voce potentissima risuona dentro di te. Una voce terribile, malvagia, che pian piano insinua un dubbio nella tua mente.
Perché il bene deve vincere? Ma poi, che cos'è il bene? Marvin, tu sei lì che stai pensando. Mediti. I maghi rossi del Tai ti hanno portato via tutto. Un mago con un cappuccio rosso, vestito di rosso e con dei simboli sulle mani, ha distrutto tutto ciò che amavi. E un ragazzo umano che era lì con lui lo guardava terrorizzato e volgeva gli occhi anche a te, prima di essere preso da questo mago e messo come scudo. E ti ricorda qualcuno? Il ragazzo? A quando è successo? Anni fa. Furkas, la solitudine ti ha accompagnato per tutta la vita. Sin dalla nascita sei stato solo. Adesso, grazie a Bibi, non solo non sei più solo, hai anche un braccio d'oro. Ma effettivamente, perché stai facendo tutto ciò? Hai un braccio d'oro? Cioè, stai rischiando la tua vita, che è l'unica cosa che hai, fondamentalmente. Perché? Crim, tu riesci a dormire? Bello. Ma nei tuoi sogni senti delle urla, dei draghi, vedi delle figure degli orchi oppressi e schiavizzati, vedi un drago enorme che si richiude su se stesso come se fosse un Big Bang, con un'esplosione, crea un mondo da se stesso, e in questo mondo è pieno di questi cristalli con dei simboli dei draghi come quelli che tu hai addosso. Ci sono persone che portano simboli come il tuo addosso, dove i draghi vengono veramente considerati parte dell'esistenza stessa. Vedi quello che è una zampa di drago toccarti la coscia. Inizi ad avere una conoscenza di quello che ti sta intorno. Ti senti come volare in questo limbo. Inizi a conoscere qualsiasi creatura esistente, qualsiasi pianta esistente, e capisci che cos'hai. Come se lo avessi sempre saputo, come sai stringere un pugno. Sai che quello che hai addosso è il marchio della scoperta, probabilmente di un altro piano, di un altro universo. È un marchio del drago. Grazie a questo, tu adesso hai per sempre l'incantesimo localizza animali o vegetali. E in più, ogni volta che fai dei tiri di percezione o sopravvivenza, come tiri di abilità, oltre al D20 tiri anche un D4. Raga, io ho detto bomba bamut, però poi... E se vuoi vedere cosa fa l'incantesimo, dopo lì comunque semplicemente in un raggio di 7,5 km mi dici: voglio sapere se c'è questo dato tipo di animale o dato tipo di pianta, e lo sai. Ok, scusa, diventi più di salvezza? No, non è più di salvezza, per i tiri di abilità su percezione e sopravvivenza. Sono su saggezza. Sempre in classe, io non lo sopporto, non so farlo. Premaster Barano De Tortis. Sì. Tu sogni la notte in cui hai vissuto il massacro, il castello di un nobile, la strage che è stata fatta e il tuo maestro che ti ha usato come scudo. Un drago rosso che soffiava fuoco ovunque, le risata incontrollabile di godimento e follia del tuo maestro e il pianto di un uomo molto magro, in armatura, con una lancia, che cercava di difendere col suo corpo quello di sua figlia e di sua moglie, straziati al suolo. E l'ultimo ricordo che hai è il drago che cerca di soffiare, il maestro che prende e ti usa come scudo. E per un secondo ti sembra di riconoscere quell'uomo in armatura.
Toxa. Il tuo passato un po' da beone riaffiora. Eri un contadino abituato a bere, che poi per pura casualità è rotolato su una nave e imprecando ha scoperto di avere dei poteri divini, ma cosa sono gli dèi? Esistono davvero? Quanto vale. E adesso, nano, ti ritrovi ad adorare un drago. Come ti vedrà la tua gente? Ne vale la pena? Può un nano adorare un drago? La notte passa agitata per tutti quanti. Intorno alle 9:30-10 del mattino vi svegliate. Tranquillo, come proprio. 8 ore. Lisce, lisce. 8 ore. Le consigli dopo, al medico, non dormi, da quanto tempo? Quando è l'ultima volta che avete dormito? La notte prima che andassimo al magazzino. Non avevate dormito? Cosa? Sì, no. Sì. Non avevate dormito? Sì, sì. No, avete avevate riposato, ma fisicamente quando è che avevate dormito? Perché è stato buono. No, quindi c'è. Cioè, sti cazzi. Questa è stata una rissa, un match, un zoccherino. Vi svegliate? Meno male, almeno questo. E c'è! Pessimismo. Neanche oggi sono vivo. Il suono dei gabbiani, il bellissimo suono dei gabbiani. Oddio, stavo ancora in bar. Vedete il sole che entra dalle feritoie, dagli oblò. Fuori sentite un enorme vociare. Il mare è tranquillo, non c'è un sbattere veloce, quindi riesci abbastanza a trattenere il cibo e i liquidi all'interno del tuo corpo. E fuori sentite la voce di Carl e Marius che stanno vociando e stanno dando ordini a destra e a sinistra. Che cosa fate? Io quando mi sveglio c'è Bibi vicino. Sta dormendo vicino si a... Si sta inquietante, Caccio l'urletto. E poi mi giro dall'altra parte e faccio finta di dormire finché non escono dalla cabina. Io ho bisogno di vabbè, mi giro verso Bibi e lo giro. Non gli dà confidenza. Che... Non gli dà confidenza. Va tutto bene. Andiamo a prendere qualcosa da mangiare? Sì? Bene. Su, muovi. Io mi avvicino a te se faccio... Che splendida giornata, vero? Una giornata meravigliosa. Come se ci fosse più silenzio. Tu non hai più le voci? O non ce le avute solo stanotte? Me lo stai chiedendo in sì. Effettivamente no, era un po' alti. E te tu mi dici così? C'è un silenzio assurdo qua in mare, vero? Stai bene, Crosta? Sto benissimo, sono sempre stato così, no? Sembri meno confuso dell'ultimo periodo. Sono stato confuso. Ti tocco la fronte. Sì, un sacco confuso nell'ultimo periodo. Parale, Paolo. Per sentire se gli scotta la testa. Sto magnificamente. Una bomba. È così tranquillo e sereno che la cosa è di inquietante, allucinante. Sì, mi mette un po' timore. Andiamo a fare colazione. Usciamo, vi prego. Andiamo a fare colazione. Siamo lontani da Furcas perché il suo vomito mi indispone. Andiamo. Sì, Retorris, magari possiamo parlare di magia. Sì, potremmo. Io vado a fare colazione con lui perché a questo punto sono sospetto. Cioè, non è che siete su Costa Crociere, ragazzi, c'è una fare colazione. No, Costa Crociere. Ispirazione. Cioè. Voi uscite. Ci sarà una cucina dove prende un pezzo di formaggio e mangia qualcosa. Grog. Voi uscite. E vedete che niente, su tutto il ponte c'è un enorme vociare, moltissime persone. Ci sono queste enormi vele gialle e rosse. Enormi. Doppia vela. Carl e Marius che ordinano, danno ordine a destra e manca. Ma la cosa che mi fa strano è veramente il gruppo di persone da cui è composto l'equipaggio. Al momento vedete una bellissima ragazza umana saltare da una parte e l'altra delle sartie. È vestita come se fosse una
un archeologo, una moderna Indiana Jones, a questi una vecchia Indiana Jones, ha i pantaloni di cuoio, ha questa frusta che dipende dalla cintola, ha i capelli lunghi e salta da una parte all'altra. È bella. Poi, molto bella. Mi avvicino. No, aspetta. Ma che? Poi vedete che c'è un nano che sta parlando in elfico e parla, vedete che dice, sta urlando delle cose in elfico, una cosa rarissima. Toxa, specialmente per te che sei nano, sentire un nano che parla in elfico è molto particolare. Poi c'è un'enorme mezz'orca con una parlata molto decisa, molto, con una voce molto grossa, che ha un enorme pentolone che sta mettendo dentro delle ciotole, capite che potrebbe essere la cuoca. Cugina! Si vede che è una femmina lei. Vicino a lei c'è questo mezz'orco con un enorme cane che sta carezzando, il cane continua a leccargli il viso. Sì, la sorella. Poi c'è un vecchietto, un piccolo umano con un bastone tutto di legno, tutto storto, ed è lì che sta parlando da solo, sembra quasi un po' rimbambito, ogni tanto gli parte tipo un fiammella dalle mani, tutto un po' incretinito che sta parlando. Sta gente viene pagata, giusto? Poi c'è un mezzelfo a prua, vicino alla polena, molto austero, che sta guardando l'orizzonte, scruta l'orizzonte, con un'enorme iguana vicino a lui, gigantesca. E lui è tipo appoggiato con quest'aria truce che guarda verso l'orizzonte. Bassista grismano. Poi c'è un umano in armatura completa, con due spade, appoggiato vicino all'albero, che vedete che con un coltello si sta come facendo le unghie, molto curato. E poi c'è un'altra persona, anche questo è un altro umano, che parla con se stesso, utilizzando per ogni volta delle voci diverse, come se avesse diverse personalità. Sopra, che si sta arrampicando per andare a dire qualcosa all'uomo di vedetta, vedete quella che sembra essere un'elfa, ma è altissima, è alta quasi più di 2 metri. Un'elfona, una cosa, una rarità, con questi capelli biondi fluenti. E poi, vi rendete conto, vi urta, non vi siete neanche resi conto, c'è un gnomo piccolino, con tutta la pelle dipinta di nero e quello che sembra essere un teschio, una maschera di teschio, una maschera voodoo, attaccata al suo corpo, che si scusa e vi gira con un enorme cilindro che vi passa in giro. E c'è tutta questa gente qua, in giro per la nave. Ma dove siamo finiti? Programma per le varie opportunità. E poi vedete che in alto, dove si sta arrampicando l'elfona, c'è quello che è essere un giovane biondo con un codino, una camicia bianca un po' svolazzante, dei calzoni neri, dei calzini bianchi con delle scarpe nere appese. Robin Hood. Carl e Marius vi salutano. Ben svegliati! Ma prego, andate a mangiare qualcosa. Visto che c'è la colazione. E siete a bordo della nave. Non vedete isole, non c'è nulla ancora all'orizzonte. 20 ore, hanno detto. 20 ore. Sono passate ore. Voglia. Sei felice? Vabbè, via. Io dal nano che vedevo che parlava elfico, perché comunque con le preoccupazioni che avevo avuto questa notte, ovvero i nani mi accetteranno, cioè uno che parla elfico magari dico, no? E quindi mi avvicino e gli faccio, perdona, buon nano, si dice buon nano. Se no sei te. Sei nano. Perdona, compare, ce l'hai un attimo per parlare di nostro signore Bamut? Senti, Simone del Gemma di Bamut. No, testimone del Bamut. Lui ti guarda, si abbassa questi occhialini che ha addosso. Oddio. Tu, in mare. Chi sei? Era la stessa cosa che mi chiedevo fino a ieri. Poi ho scoperto la divinità. Lo vedi quel bambino laggiù? Indica crosta. Lo vedo. Lo vuoi sapere un segreto? No. Sono un po' colto alla sprovvista da questa risposta. Quindi non ce l'hai un attimo per parlare del nostro signore Bamut? Chi sei? Io sono Toxa, un nano delle colline, improvvisato chierico che fino Qual è il tuo ruolo su questa nave, mastro nano? Adorare il nostro signore Bamut. Quindi che ti guarda, si gira e ti dà le spalle. Sapevo che non sarei stato accettato. Forse è il bestiario. Vuoi parlare con qualcun altro? No, mi tolgo la margherita però, perché... Ok, ti strappi la margherita, la butti a mare. Sì, proprio rinnego questo simbolo.
Non lo so, è forte. Ah, cazzo, dura. Questo è male, Questo è male. Allora, io faccio due passaggi. Io prima vado dall'orca che sta dando il rancio, perché vorrei fare colazione. Gli chiedo se è qualcosa di un po' più asciutto, che magari... Ti si incastra. La fetta biscottata. Le prende, ti dà questo pastone che è un misto di brodo, pane, pezzi di carne, di pesce. Vuoi più secco? No problema. Prende, lo strizza con le mani, te lo rimette. Adesso secco. Grazie. Niente. Ti piacciono i coni? Poi vado. Io sto malissimo sulla nave, però non voglio che gli altri marinai mi vedano debole, quindi vado nell'unico posto che mi consente di stare male senza dare peso, quindi mi avvicino a quello con l'iguana che sta al bordo, ma faccio salve. Non rivolgetemi parola, pezzente. Simpatici. Ha capito subito. No, vabbè, non tiro fuori niente. Non so come fa. Bella di male. No, voi siete brutto. Ah, no, ho capito che è successo. Io parlavo il coso verde. Con la polena. Quale parte di non rivolgetemi parola vi è di difficile comprensione? Senti, io devo stare per forza qua. Io non piace a te, tu non piace a me, però possiamo andare d'accordo. Brigitta? Puoi vomitare sul plebeo, per favore? No, altro modo. Si gira, vedi che l'iguana fa uscire una specie di palla che ti finisce sui piedi. E io lì non mi tengo più. Così fai la mano. Se lo prendi in un film di Mel Brooks. Lo prendo. Vomiti? Sì. Il mezzelfo quando vomiti si gira, fa: eccoli i grandi ospiti di Carle Marius. Ha appena vomitato e inizia a ridere e tutta la ciurma inizia a ridere. I novellini! I novellini che vomitano! Bravo, furca. E si gira, ti dà le spalle proprio. Ti si mette a posto i capelli che svolassi. Ruba i risordi, la spregio. Così. Io irritatissimo, ma un po'. La bestia, l'iguana, è enorme. Faccia l'iguana, no? Però è umiliatissimo, mi vado vicino a lui perché avessi bisogno di qualcosa di vuoto in cui vomitare. Che cosa fate? Vabbè, io intanto c'ho il pipì sempre azzeccato sulla gamba, giusto? Che invidia! Sei inquietante, cioè, Riccardo è quasi... Tu mi devi stare quasi, 10 passi di quasi in imbarazzo. Gli stai irritando più. No, non c'è mai, non c'è. Ecco. Un po' di educazione. Allora, porto Bibi, trascino, dagli orchi che stanno dando il rancio. Allora, c'è una mezz'orca e un mezz'orco che è lì, che sta guardando questo cane, che sta proprio coccolando, e il cane gli dà queste enormi slecazzate sul viso. Mm-hmm. Allora, lo porto appunto là davanti, gli dico: dai Bibi, su, sei in piena crescita, quindi scusa, mi rivolgo alla mezz'orca come... Sì? non ho afferrato il nome, comunque se puoi dare qualcosa, insomma, a questo bimbo che ha fame. Poi mi accorgo del mezz'orco. Fame? Bimbo deve mangiare. Mi accorgo del mezz'orco. Cioè, lì non fanno accorgerti esatto. Del mezz'orco. No, nel senso, mi giro, lo guardo e faccio: ah, ciao. Vedi che bel cane. Vedi che la mezz'orca fa: tua amica, io Greg. E che prende la ciotola, ti dà una bella porzione e fa: tu devi crescere, tu ancora giovane. A me. Do glielo che ad asciutto, per carità. Anche per bambino? Sì, grazie, guarda. Anche per bambino. Lì per bambino prende la ciotola, gliela dà anche. È bella, lei fa. Passa anche una mano sulla testa del bambino in maniera simpatica, capisci che comunque è buona. È comunque buona. Ma e c'è il mezz'orco che ti guarda, ti fa un sorriso. Kundè, Kundè, Kundè. Anche a te, nel dubbio. Kundè. Ti chiami Kundà. Kundè. Ok, io Krim. Cane. Bel cane. 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 Kundè cane. Sì. Kundè cane.
Posso usare addestrare animali sul cane? Certo. Io lo userei sul mezz'orco. Certo. Ma sai certo. Che quasi quasi. Certo, fai un tiro. Ok. Con te. Niente. Cosa vuoi fare? Provare a toccare il cane? Sì. Un bel cagnone grande. Tu vai per toccarlo e vedi che fa. Cane. E che il cane si gira e ti dà, cioè si fa accarezzare e ti dà una leccata. E vedi che il mezz'orco ti guarda con gli occhi, cioè proprio felici che il tuo cane, che il suo cane ti stia facendo due coccole. Cioè. Che simpaticone. Che simpaticone. Bibi, dai, vieni qua. Vieni a accarezzare questo cane mentre io parlo con questo signor. Cioè, insomma, ci provo. Aspetta, in che senso ci provi? D'un parlo, no, prova a parlarci. Ah, okay. Tu vedi che probabilmente è più che analfabeta. Sembra così intelligente da parlare. Ama gli animali, perché lo sta trattando proprio bene il cane. Ama gli animali. Anche il cane vedi che si avvicina e strofina il muso verso Bibi. Bibi sta mangiando dalla ciotola, ma tipo ficcando la faccia dentro la ciotola. E intanto sta facendo delle carezze al cane. Il cane si fa coccolare. Va bene. Io vorrei andare da Indiana Jones per me. Indiana Jones per me è sul sartiano, quindi te li devi arrampicare. Gli stregoni, potrei volare. Cioè, hai volare? Non mi ricordo se l'ho preso. No. Ah, perché non ce l'ho adesso a livello, ma peso palla del fuoco. Fatto una scelta di campo. Che cosa fai? È molto lontana? Beh, sarà un 6 metri. Vai. No, che palle, 6 metri è lontano. Chiama. Comunque, stavo pensando le tortoise. Secondo te la magia da dove viene? Non mi rispunta così. Parla le poche! No! La magia! Allora. E soprattutto, possiamo dire che la magia è buona? Il concetto di buono? Cos'è davvero buono? Ma secondo te, se mi arrampico, casco? Crosta, tu senti la voce? Le risposte che vorrai, Crosta. Tutte quelle che cerchi. Ma un attimo sotto coperta. Sì, ok. Che cosa fai? Provo a vedere se reggono. È il dio allora, tu considera che ci sono questi due alberi, questa ragazza, umana, si sta arrampicando con un'agilità estrema, cioè certo. Sembra quasi un elfo dalla velocità con cui si sta arrampicando. E adesso è appesa a questa camicia che svolazza, questi capelli al vento, è proprio, si sta spostando verso fuori, è bellissima. Allora, tu ne sei rapito? Sì, io se mi arrampico faccio una figura orribile, perciò tiro fuori un libro e una matita, mi appoggio e la guardo e disegno. Come le mie ragazze francesi. Ce l'ho anche io. Il trucco di quello un po' tenebroso che disegna. Ma che cazzo? È Titanico! Ce l'ha capito? Può funzionare! Ce l'ha capito? Può funzionare! A Parigi così facevo. È una città del nord. Ah, ecco. Avevamo già parlato. E che cosa vuoi fare? Oltre a disegnarla? Basta. Che cosa devo fare? Metto pure a cantare, non lo so. No, però nel senso, vuoi attirare la sua attenzione a qualcosa? Cioè lei è così con tutto il fiume al posto. Ovvio che lo sto facendo per attirare la sua attenzione. Ma non ti cade, non pensa. Funziona. Ho capito. Io disegno veramente. Cioè lo faccio per lavoro. Disegno di Rambab. Lei vedi proprio che non ti prende in considerazione. Tutti, Marvin, tu vuoi fare qualcosa? No, perché mi sono appena reso conto che sono un'armatura e sto in mezzo al mare. È la prima volta che salgo che sono salito su una nave in queste condizioni. Ho capito che se cado la mia fine sarà peggiore di quanto poteva essere una brutta fine. Quindi sto immobile nel posto in cui stavo. Seduto così. Basta che cammini tenendo la luna sempre a sinistra. Scusa, ultima cosa, certo. Io mi ricordo che sono stato effettivamente un marinaio, quindi vado a dare una mano in giro. Ti ricordo in game? Sì, certo, mi ricordo in bravo. Game. Nel momento in cui tu inizi, magari, senza che gli altri ti chiedano nulla, a spostare dei barili, a mettere a posto delle cime, a fare dei nodi, gli altri, e vedi che Carl
dà delle gomitatine a Marius indicandoti. Gli altri della barca iniziano ad avere un po' di rispetto per te e il loro comportamento cambia. Il mio piano sta funzionando. Il nano con cui parlavi prima ti si avvicina. Mastro Nano, vedo che in fin dei conti sei un marinaio anche tu. Io faccio un po' il sostenuto perché comunque... È inutile che fai il sostenuto tanto. C'è una legge e lo dovresti sapere. All'interno delle navi, finché non ti sottoponi alle prove della ciurma, non avrai mai il rispetto che cerchi. Io dalla mia ho le divinità, la divinità. Portatemi qualsiasi prova, io la affronterò e la supererò. Sei pronto ad affrontare le tre prove? Io guardo Bibi. Sì. Smettila, ti prego. Mi sopra l'occhio. Se lo, quando si trasformerà in Vanto se lo ricorderà. Bello, non vedo l'ora. Oh, mi guardai. Fala di fuoco. Vedete un nano che inizia, bel nano, quello non, non toxa, quello che è con lui, che si... Dove cazzo ho messo ora? Qua, quinta sessione. Si presenta a te. Come scriverà? Fa. Sono Ragnar, fendente feroce. Ragnar. Ragnar, fendente feroce. Che disegni, muovere. È un piacere conoscerti. E accetto la tua decisione di partecipare alle tre prove. Naturalmente, sono benvenuti anche i tuoi compagni. E inizia a sbattere con quello che è una specie di mezzo marinaio, un pezzo di ferro per tirare sulle cime, contro la... il bordo della nave, e tutti quanti iniziano a fare la stessa maniera, interrompono di fare qualsiasi altra cosa. Voi ve ne accorgete, sentite il ragazzo di nuovo il volume troppo alto, lo abbassiamo. Il ragazzo che faceva vedetta, vedete che si sistema, prende quello che sembra una strana carrucola. Sembra quasi un pollo di gomma con una carrucola nel mezzo. Pazzesco! Penso di aver capito un po' qualcosa. Si butta giù per la corda e, cercando di fare un salto in maniera un po' goffa, si presenta a voi. Ecco. Brush guy, qualcosa. Brush. Vai fuori da questa stanza subito. Io l'ho indovinato, ma voi non si può dire lo stesso. E quindi volete fare le tre prove? Sono Tybrush Gripwood. Ecco, l'hai cambiato adesso. Non si usa così, sti cazzi. Si chiama Guybrush Gripwood, l'ho chiamato Tybrush Gripwood. Cioè, non farti leggere anche le cose? Fuori. Se solo sapessi leggere, da. Mi fa disegno. Se volete essere accettati dalla ciurma, ci sono tre semplicissime prove. Mm. C'è un duello. C'è una gara di sputi. E c'è una gara poi contro uno dei nostri capitani. La più terribile di tutti, la gara della resistenza. Raccolta. Sapete proprio come divertirvi su questa nave? Assolutamente sì, mezz'orca. Lo dico con tutto rispetto. È il drumo dell'orca, scusate. Cundè. Faccio l'occhiolino. Volete quindi or dunque partecipare? È regolare. Ovvio. Gara di studi, lasciate la mano. Ma davvero? Ce l'ho. C'è proprio una. Fidati. Chi vuole fare cosa? Allora. Gara di studi, duello. Però duello contro chi è? L'arma bianca. È un duello. Contro chi è? Non si può. O Marvin o Cream. Ma secondo me ho come impressione che non sia un duello all'arma bianca. Oh really? Io spero che voi abbiate buona memoria. Oh no. Abbastanza buona. No, tu non partecipi. Perché l'agite, non ho più vinto. Aspetta, torno indietro. Aia. Sì, no, non so, provo a usare, ti giuro, tu provo a usare internet e ti spacco le gambe. Internet? Cosa è internet? Io conosco solo il nostro signore Bam. Bam.com. Or dunque, chi vuole partecipare? Gara di studi. Io scelgo dei campioni, facciamo così.
Sento delle voci provenire da quella direzione per una gara di sputi. Non sei l'unico. Quindi? Io nomino Crosciro mio campione per la gara di sputi. Perfetto. Allora? Io giro da tipo di tre quarti. No, aspetta, aspetta. Io nomino la nostra campionessa. Prego! Indiana Jones, bravo, dimmi che era Indiana Jones. Prego. Brigitta! L'iguana, l'iguana. Arriva l'iguana gigante. Ma quella che sta proprio qua. Fai duello, Vedi che immediatamente tutti prendono quello che sembra essere alcuni mozzi della tinta bianca e iniziano a fare delle strisce per terra. Prendono un metro, mettono delle bandierine e si mettono a bordo, ai lati. Ogni tanto vedete che arriva una folata di vento che alza un pochettino le fusciacche dei marinai. Non so se ti ricordi che nella prima giocata che abbiamo fatto abbiamo trovato una pozione di rospo. Ah, è vero! Well played. Ben giocato. Quindi, bravo. Nascosto di tre quarti. Bravo. Vai, guarda. Lo riportate. Ti guarda, prendi. Ti guarda. Lo fai davvero. Spunta. Siamo quasi un proiettile. Parte una. Quella che si è messa una. Palla di catarro. Bella. Occhio. Per 12 metri. Palla di catarro. Per lo scatarrazzo importante. 12 metri. È grossa il mare. E si spiaccica per terra. Allora io. Allora. Puoi avere dei vantaggi di un metro per qualsiasi soluzione trovi che ti possa essere d'aiuto. Quindi bevo la pozione. La pozione ti fa tirare con vantaggi. I metri sono i tiri che fai con i metri che fai col D20. Okay. Però prima di tirare qualsiasi cosa potete aiutarlo, che voi potete. Allora, la prima cosa è che trattengo il catarro fino a quando non vedo le fusciacche dei marinai che si alza. Un metro. Aspetta, lui beveva con la cannuccia a spirale dal coso, però io ho già bevuto. Potrei raggrumare lo sputo con la schifezza, la sbobba che dà la cosa. Prenderò più solido. Un altro metro. E che cazzo, non mi ricordo qual era. Scambiava le bandierine forse. Bravo. Se qualcuno lo fa, se lo vuoi far fare a lui, fammi tiro il furtivo. Se ti entra il furtivo è un altro metro. Ma il vento è a favore? Adesso il ve l'ha detto. Certo, ho controllato il vento. 14 e 7. 21. Scusate, devo andare. È rientrato. Un altro metro, sei già a 3 metri. Più tiri con vantaggio. Qualcuno ha qualche guizzo di genio? E l'uguale ormai già tirato, se no gli facciamo andare il sole negli occhi. 12 metri è una roba abbastanza standard. Aspetta. Non mi ricordo. Io non c'ho un po' più. Io no. Farebbe ridere. Però io ho anche colpo accurato. Assolutamente. Colpo accurato serve a trovare il punto perfetto. Colpo accurato ti vale almeno altri 3 metri. Se io utilizzo il trucchetto guida, questa volta un trucchetto controllato, che dà un più di 4 a qualsiasi tiro caratteristico. Può tirare a un alto di 4. Io vado là e do una lacca sulla spalla. Sì. Vai, Crosciro! Sei tutti noi. Quindi tu hai, parti già da 6 più di 20, più 2 di 20, per tiri migliore, più di 4. Ok. Queste regole qua non ci sono, se qua sono le home rules, cioè nel senso che diciamo, ma no, perché uno tiro lo scattare, un tiro per colpire, no. Non c'è uno. Vai, Crosciro. 19. Boom. Io comunque che odio l'iguana e gli schifo, ammazzalo, stracciala! Tu tiri uno sputazzo allucinante che becca in pieno l'ognomino che sta in giro con la maschera e lo vedi proprio sul cappello che li vola via,
Lui non se ne accorge neanche, lo prende, lo rimette in testa e inizia a fare le sue cose più voodoo. Ma che ha superato di gran lunga anche il segnale. Vedi che tutti quanti ti guardano e iniziano ad applaudire. Qualcuno inizia a spaccare un barile dove c'è dentro della birra e inizia a bere dentro con le mani, a festeggiare. Cioè inizia a esserci un bel clima. E bravo Grosta. Bravo. Bravo. Complimenti, la prima prova è superata, guarda. Io, Tybrush Gripwood, rare volte ho visto marinai compiere azioni così prodigiose. Neanch'io avrei mai immaginato una cosa del genere. La prima prova è superata. Per la seconda prova, chi vuole partecipare? Il duello? Duello. Duello o la gara di resistenza? Io per il duello nomino Furcas. Anch'io nomino Furcas, è il mio miglior campione. Posso non convene. Fatti cura lui. Ti faccio bere, posso in effetti. Devi ristorare? No, aspetta. Ah, è vero. Ti lanci ristorare a buco. Perché se mi ricordo bene è meglio che ce l'ha Furcas. Allora. Non credo, non mi sembra che fosse un duello a, a menar le mani, eh. Sì, dai, utilizzo l'istorare inferiore su Furcas per farlo guarire. Adesso. E poi pure se fosse all'arma bianca, sei bravo. Guarisci, ma adesso. Se di memoria non va bene. Guarisce da se cosa? Se quello di memoria non va bene. No, ma perché che cosa ha lui addosso? Lui per la nausea. Ah, per la nausea. Sì. Barerei. Perché? Li so, no, ma andiamo Furcas, divertiamo. C'è la lingua lunga. Tu. Ora stai in una crema, Furcas. Allora chi è il vostro campione? Nomino Furcas. Gli faccio ristorare inferiori con la mia caratteristica pacca sulla schiena, spingendolo in avanti. Ti dà la pacca sulla schiena, tu avevi il vomito qua, vai. Ora nel momento in cui ti tocca, ti senti benissimo. Cioè ti viene quasi da saltellare. Anche se la nave adesso sta sobbalzando. Cioè ti rendi conto di un buonissimo odore di salmastro. Queste onde, questi pesci volanti che volano in giro, i gabbiani con il loro bellissimo suono delicato che volano vicino, cioè meraviglioso, il gozzovigliare delle persone, veramente un'esperienza fantastica. Sei nel mezzo, ti parlano di duello, tiri fuori i coltelli, inizi a tirarli. Quello vedi? Trybrush, che chiama Garelimed. Garelimed! Vedi che quel vecchietto che hai visto prima, un po' rimbambito e pasticcione con questo bastone, tocca a me, arrivo! Vedi che arriva, ti punta il bastone addosso, fa figliolo, ricordati che non sempre una spada serve a vincere, ma è più come cerchi di intimidire il tuo avversario. Ti guarda, si vede che non sei un uomo di mare, combatti come un contadino. Non posso andare a memoria, perché non lo so. No, non si può andare a memoria, però. No. Vado io? Certo. Vado come allora, allora, no. Visto che ci sono, vabbè, così è più chi non capisce da cui tratta cosa qua, lo spenga e vada via subito. Cioè non meritate di guardarci. Tira un di 20, facciamo una cosa, dal 10 in su ti do le opzioni, dal 10 in giù me la devi inventare tu. Ok. Molto semplice. Qualcuno se lo vuole aiutare in qualche modo? Io da sempre se c'ho qualche incantesimo. Io vorrei che Dario le inventasse. No, se le invento stiamo a posto. Se ti va a dire a me va benissimo, usare la parola a me va benissimo, se tu hai un aiuto hai fino a 3 aiuti, puoi usare il di 20. A parte subito con l'aiuto, va bene. No, devo usare, ho 3 se aiuti. Vuoi è l'aiuto. Combatti come un contadino. Devo usare una parola sua? Devi dare una risposta. Giusto. Una risposta qualsiasi. Questo è il master. Imminente. È l'insulto, combatti sì, come un contadino. Combatti come un contadino. Le tue battute sono volgari e scontate. Come tua madre. E il pubblico. Guarda, facciamo questo. Ma non è collegato. È che... facciamo questo. Sta a voi. Sì, l'ho visto. Ma quello tra vedete che sei una persona disgustosa, Dario. Ma parlo con Dario. Sei disgustoso. Sei giocato subito la madre. No, ma poi senza connessione. Tybrush vi guarda. No.
Non mi sento neanche di giudicare il vostro compagno. Sta a voi. Giudicate. Disonorevole. La stessa squadra. Disonorevole. Quindi, Garelimed 1. Bifolco 0. Questa è la fine per te, topo di fogna. Con l'occhio di dietro. Se sono un topo di fogna, sicuramente troverei un'ottima casa nella tua bocca, dato il tuo alito. Dusce. Medio. Sono nobile, dico quello che penso, e sono equo. Medio. Però presto sentirai la mia spada. No. Perché stai già facendo le tue facce da vecchio porco, no? No, è una persona anziana. Per questo era preso da, si è reso conto da solo. Sì, 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 infatti ho detto, guarda, sto sicuramente andando in quella direzione. Mi rispondo di due. È già uno ne ho usato, eh? Non so cosa è meno affilato, se quel bastone ritorto o la tua lingua. Medio! Portate fuori quel signore per cortesia! La risposta vera sale, però, era la mia lingua è più tagliente di qualsiasi spada. Quindi, attenzioso. Io gliela darei. La sì, risposta sì, giusta. Sì, però tu hai fatto un sì, già facendo. Ma sei... Dunk, non barba. Certo che una volta avevo un cane più intelligente di te. E si avvicina. Come guardare? Oddio, scusa. E che cacchio. 5. In realtà quello è proprio bilico. È bilico, vedi? Tira, ritira. Se ti si ferma tra uno e l'altro. 12. Le risposte che puoi dare sono: solo una volta incontrai un tale codardo, ti avrà insegnato tutto quello che sai. Ah, è solo questa? No, sono due. Solo una volta incontrai un tale codardo, oppure ti avrà insegnato tutto quello che sai. Qual è la tua risposta? Ti avrà insegnato tutto quello che sai. Vedi che lui ti guarda e fa: no! E ti avvicina, vedi che il suo bastone, per quanto sia vecchio, ti si avvicina al collo. Tu indietreggi. La gente cade nei piedi quando li vede arrivare. Immagino l'odore. Buono! Vedi che va indietro il vecchio. Mi fai vomitare! Qui. In effetti non mi sono svegliato. Beh, è una sensazione che conosci ogni volta che ti guardi allo specchio. Buono! Ancora, vedi che indietreggia, è molto vicino al bordo della nave. Vedi che lui ti guarda, ti fa vedere una ruga. Ho avuto questo sfregio in faccia durante una dura battaglia! Non riconosco la differenza tra lo sfregio e la faccia. Buono! No, io no! Non ci sono parole per descrivere quanto sei disgustoso! Io ne ho solo una per te. E visto che è passato l'effetto della tua cosa, vomito. Vedi che il vecchio va contro. No! Complimenti! Sei stato un avversario veramente temibile. Si presenta a te. Molto piacere. Carmen. Cane! Cane! Certo. Signori, ha battuto Garmed. Quindi, al nostro rispetto. Vedi che Trebrush si avvicina a te, mette una mano sulla spalla e fa: due prove sono state affrontate molto bene.
ma manca l'ultima prova. E l'ultima prova bisogna affrontare uno dei nostri capitani. Vedi che Marius guarda Carl, gli sorride, fa dei cenni con gli occhi. Carl si alza, prende quello che sembra essere una pentola, la porta giù dove c'è Grant, dove c'è sì, Grant, la corpulenta donna, prende due barili di birra, lo può riempire, li porta vicino. Una gara a birra e salsiccia. Quali sono i termini? Chi mangia più birra e salsiccia? Che intendi per mangiare? È stupido il vostro amico? Sì. La faccio io. Per questo chiedevo che intendi per mangiare. Prendere, ficcarsi dentro, buttare giù e bere. Nomino Marvin il nostro campione per questa sfida. Va bene. Qualcuno mi porta lì, c'ho il pelo di nuovo. Me lo carico. Una bella musica romantica. Attenti, attenti, siamo lontani dal bordo. Lontani dal bordo, ho detto. Arrivate dove c'era prima la vecchia mezz'orca che serviva da mangiare. Vi dà due sedie, due sgabellini. Siete seduti, avete quest'asse di legno davanti, questo enorme pentolone traboccante di salsicce, sono salsicce secche, non sono salamini, abbastanza secchi, e due barili davanti a voi con un boccale di birra. Le regole sono semplici. Io, Tybrush, conterò quante salsicce avete mangiato a testa e dopodiché conterò quanta birra è stata bevuta. Non c'è limite di tempo, perché avrete solo 5 volte la possibilità di riempire il bicchiere e prendere quante più salsicce potete e mangiarle. È molto semplice. No. Tu devi prendere, puoi farti un piatto unico. Okay, esatto, un piatto, cioè ne metti quante ne riesci a mettere e però le mangiare una volta sola. Ok. Semplicissimo. Mm-hmm. Come funziona? In teoria, se non aveste scelto Marvin, brutti strozzi. Si tirava il di 20 più il valore di costituzione e si sottraeva il numero di salsicce. Se tu dicevi io voglio ficcarmi in bocca 20 salsicce, è come se non tirassi il di 20 perché hai un malus di meno 20. Mm-hmm. Chi faceva il risultato più alto vinceva. In questo caso qua ti faccio tirare con vantaggio e di mezzo il numero delle salsicce. Ovvero se tu ne mangi 10, tu hai un malus solo di 5. Se tu ne mangi 20, hai un malus di 10. Capito? Malus sul dado, cioè, malus sul dado è un vantaggio, okay, della Madonna. Cioè se riesce a mangiare quelle che effettivamente sta dicendo. Esatto. Sostanzialmente io alzo, esatto, butto dentro la roba. Allora, tutte quante tu hai al massimo, come puoi capire, sono 20 salsicce, perché se no tu puoi prenderne 40 perché hai il malus di 20. Ok. Quindi scegli tu quante salsicce prendi. Però ne prendo 40, sto a zero. Esatto, tu prendi 40, non ti conviene prendere 40. Okay, però se ne prendo 20, c'ho 10, è il malus di 10. Cioè tu se tu hai l'allure del dado devi togliere 10. È vantaggio però. È vantaggio, quindi tiri 2. Quindi tu prendo un altro dado, ne prendo 10. Quindi hai 5, il malus di 5. Ne prendi 20? 20. Ok. Carl ne prende 10, quindi hai il tuo stesso tipo, però non tira con vantaggio né niente, e ti guarda. 15, meno 10, 5, 5. Più cos, quanto hai? Più costituzione, più 1. Tiro qua davanti a voi, lui ne prende 10. Ok. 11. Vedi che inizia a ficcarsene, bevendo birra. A quel punto c'è, sento un rumore, si gira e tu sei così che lo guardi con la bisogna abbassata e ha finito le salsicce. Sei tira via, non è possibile. Cosa è successo? Continuiamo. Ne prendo 18! Mica ne prendo un quantitativo devastante. E ne mangia? Ho fatto 10 col dado. 10 col dado? 15 meno 10. 5. Di nuovo? Lui inizia a trangugiarsi le zuppanche nella birra per farle scendere più semplicemente. E c'è vicino, intanto c'è vicino Marius che lo incita. Dai Carl, dai un altro, poi intanto ne prende una che lui se la mangia.
E di che Carl, mentre sta finendo l'ultima, piccandosi dietro, sente un altro rumore, si gira, pezzi di salsiccia ovunque che gli escono, la birra che gli scende, Marius che guarda, intanto mangia anche lui, gli prende dei pezzi che sono della barba, se ficca in bocca. E c'è Marvin che lo guarda così. Ultima volta. Vai Marvin. Non prende neanche il dado. Allora, facciamo cos'è? 10. 8. 2. Hai fatto 2. No, ho fatto 12 meno 10. 10 2, quindi 8, ti ho battuto. Se le prendi in bocca, mentre ti guarda, vedi che tu apri, inizia a ficcarsi in bocca, lui le prende. Con Carl, con Marius che tipo li sta massaggiando. Il mozzo vicino, il mozzo vicino col bicchiere di birra, gli prende le salsicce. Se le ficca in bocca, Marius davanti, che gli ficca pugni in bocca per fargli scendere le salsicce, boccale di birra in bocca. Ti guarda nell'esatto momento in cui gli butta giù le mani, tu le appoggi. A me ne sta proprio io, non ti do. Ho perso. Ora voglio vedere come ti muovi, no? Sì, sì, sta proprio lontano, cioè, dai bordi. Ma hai anche bevuto. Fino a qua sei pieno di salsicce. L'armatura piena di birra. In quello, in quello Marius ti viene vicino. Sono buone. Nell'esatto momento in cui Marvin vince ed è diventato il catering, quando chiedevate che razza è Marvin, è razza catering, tutti iniziano veramente a cambiare nei vostri rapporti, da così, nei vostri confronti, a così. Pacche sulla schiena, vedete che quello che era quella brodaglia schifosa di cibo che mi veniva dato viene cambiata, vengono aperti dei barili più buoni. Mi vengono vicino anche Carl e Marius dicendovi: complimenti, adesso fate veramente parte non del nostro equipaggio perché siete i nostri ospiti, ma siete considerati come pari, come grandi marinai. Qualcuno mi rimette la testa, non la trovo! Vedi qualcuno che mi rimette la testa! Carl con una mano te la mette, te la avvita, e fa: vecchio io, era da tanto tempo che qualcuno non mi sfidava così, è stato molto interessante, ma adesso abbiamo delle notizie per voi. Abbiamo una mappa dell'isola, sicuramente potrà esservi molto utile. C'è una X sopra? No. Ce la faremo noi. E dove scavare? Dopodiché, questa qua non mi serve più. L'appoggia su un tavolo, c'è una bellissima spada. È una spada più uno, il vostro primo oggetto magico. È una spada più uno? Più uno, da più uno ai tiri per colpire, più uno al danno. E... ma sì. Marius, Carl. Che Marius lo tira via, lo mette qua. È un bellissimo medaglione. È un medaglione che dà più una alla saggezza. Chiaro, no? Io però ho appena avuto la mia margherita. Mentre sta parlando, dall'alto, la grande elfa che voi sentivate, la grande elfa che avevate visto salire, sentite che inizia a urlare: terra! Si intravede la terra! Suave. Comunque. Quindi voi provate a vedere, vedete effettivamente qualcosa in fondo, ma non vedete molto bene. Però effettivamente c'è la terra. In quello si commuove. Oddio! Alle urla di terra iniziate a sentire un rumore. Fatemi tutti quanti un tiro di percezione. Scusa, il medaglione come si chiama? Va bene, lo prendo io? Sì, okay. Sì, penso che si chiama. Il medaglione saggezza più uno. Ma tu mi dai un medaglione, sì, il medaglione di Marius. Ok. Quanto avete fatto? Io 12. 15. 17. Quanto? 1. Complimenti. Non giuro. 12. 12. No, percezione, hai detto? Sì. 12. Sì. Voi sentite un enorme casino che ha fatto più di 15. Provenire da sottocoperta. Sentite delle urla. Afferro la spada che stava sul tavolo. La alzo e faccio: c'è qualcosa che non va. E va. Pisciando. Hai solo tempo di avvicinarsi. Quando vedi un'enorme creatura. Da sottocoperta? Che sta salendo. La vedi, ovviamente ti avvicini. Ok. Non spacca le cose, esce dal... da sottocoperta. Tentacolare. Cioè c'è un tentacolo tonda
Sembra quasi un beholder, ma è più piccola, è verde e ha solo 4 grossi tentacoli. Dietro da lui, un essere con un'armatura abbastanza leggera, con una tabarda, con un sole, con un cerco con 10 raggi equidistanti. Ce l'hai? Levitando, esce da dietro questa creatura. La prima creatura, se l'avete conoscete, l'ora di Dio, è uno spectator. Mm-hmm. Vedete solo questa espressione che guarda. Pone la mano. Da dietro di lui vedete che più di 10-15 persone stanno correndo e stanno salendo sopra coperta. Quello che riesci a vedere tu dal fondo della nave è spaccato. Ci sono tanti barili totalmente aperti. Hai capito che erano nascosti tutti quanti lì dentro. Aspettavano solo di sentire il grido da terra. Vedi che dovevo lanciare la barra. E tu vedi. Qual è l'avversario più grosso? Lo spettatore più grosso. E poi c'è questo qua che capisci essere un mago. Perché guardando verso di voi, allunga la mano. E vedete un piccolo globo di fuoco che si sta come osi? Sono io! Infatti si sta parlando. Adesso ragazzi sono le 37, quindi facciamo pausa. Ok. E se mangiamo la torta? Auguri! Ciao! Auguri a te! Chi è il compleanno? Cosa? Auguri! È sempre un compleanno. Siamo online? Possibile. Ah, nel senso abbiamo chiuso o no? Cioè siamo... Siamo ancora andando. Allora, vabbè, andiamo in pausa comunque, cioè... Stiamo andando in pausa. È il compleanno di Lorenzo che ci mangiamo la torta, come sempre io... Lui! Ci mangiamo la torta, io tra pochi minuti sono qua di nuovo, quindi non mangerò la torta, strozzi. Ma puoi mangiare in diretta, non fa rumore. Sì. Ma tanto ho giusto il tempo di riempirmi d'acqua la tazza. La tazza. Alla fonte. C'è una fonte? Ma ti...
Ciao ragazzuoli, eccoci, siamo tornati. Scusate, stavo mangiando con un porcellino la torta di Lore, che ha cucinato lui una cheesecake alle fragole paura. Mangiato in tre. La buonissimo. E ho riempito d'acqua la mia tazza. E questa tazza contiene acqua. Allora ragazzi, come sapete, siamo alla penultima sessione, purtroppo. Ciao ragazzuoli, sono io, c'è la mia voce, non so come si mette porcellino, la torta, come cazzo si mette, basta il volume, sì, ok, si basta per multimedia, così bello della diretta è questo. E vi stavo dicendo, purtroppo è la penultima sessione e a breve uscirà Dragon Ace, ovvero il frutto dei dragoni, Waterdeep il frutto dei dragoni, che è l'avventura su cui ho basato molto di queste sessioni qua. L'ho basate su queste e su il ciclo della tirannia dei draghi, che è composto da il tesoro della regia dei draghi e l'ascesa di Tiamat, che lì sono già in vendita. A breve invece uscirà il frutto dei dragoni Waterdeep, che per chi non lo sapesse è un manuale introduttivo, perché comunque è livello 1-5, che si può giocare fin 4 volte, perché ci sono 4 nemici iconici, non sono spoiler, si vedono sulla copertina, quindi non sono assolutamente spoiler, e in 4 stagioni dell'anno. Quindi in base a se voi giocate primavera, estate, autunno, inverno, combattete contro uno di questi nemici. Cos'è la cosa interessante? Che è veramente rigiocabile. Noi l'abbiamo playtestata un anno fa, esattamente a novembre 2017, e adesso io l'ho giocata 2 volte, l'ho giocata contro Xanatar e Jarlax, e adesso lo sto giocando una terza volta, e dopodiché lo giocheremo anche la quarta volta. Abbiamo fatto il master una volta a turno, e per quanto noi la conosciamo estremamente bene, è veramente divertente e diversa. Consiglio veramente vivamente a tutti quanti di provarla, perché è un'ottima introduttiva dopo lo starter set. Lo starter set è incredibile, ma se volete un qualcosa di diverso e rigiocabile, soprattutto per fare un sacco di one shot e provare uno stile un attimino diverso, perché è più un'avventura cittadina, molto di investigazione, molto che ti fa entrare nella lore di D&D, è veramente bella. Come sempre adesso con queste nuove avventure qua, cercheremo di farle uscire nel minor tempo possibile. Come sapete c'è un delay che va dai 3 ai 4 mesi, dipende tutto dalle approvazioni, e successivamente uscirà anche il dungeon di Sottomonte, che va invece dal 5 al 20 ed è perfettamente collegabile con questa avventura qua. Detto ciò, diamo un po' di spazio alle domande. Michele! Allora ti dico solo una cosa, intanto prima di rispondere a queste domande qua mi aveva scritto delle persone, perché come potete immaginare i vari PNG che ho inserito sono i vostri personaggi, non ho potuto inserirli tutti, mi scuso con l'iguana di nome Brigitta, non mi ricordava come si chiamava l'iguana, in realtà era un personaggio di Pathfinder, un convocatore di Pathfinder, e con un mezzelfo che faceva molto l'austero con questa... Eidolon iguana gigante, ma non mi ricordo il nome dell'iguana, l'ho chiamata Brigitta, non ti arrabbiare, scusami, ma veramente non me lo ricordavo. Scusate se non li ho inseriti tutti, cercherò anche con l'ultima sessione di inserirne qualcun altro, ma ne sono arrivati veramente tantissimi e li ho un po' estratti a sorte, perché sennò era veramente impossibile, ho cercato di ficcarli dentro il più possibile. So che alcune persone se ne sono accorte perché mi hanno scritto ed è stato un piacere, grazie a voi. Vediamo alcune domande. Ciao Nicola, volevo chiederti cosa ne pensi dell'usare il gioco di ruolo come strumento per riabilitazione sociale in contesti complicati come possono essere i carceri minorili e non, o anche in scuole in cui si registra un alto tasso di abbandono scolastico. Grazie. Allora, è una cosa molto bella e interessante, è una cosa a cui ho pensato molto. Secondo me è una cosa che però bisogna fare sempre con dei professionisti, con degli psicologi, con degli educatori, perché purtroppo siamo tutti quanti dei master e magari non conosciamo bene le dinamiche e le tragedie che queste persone hanno vissuto. Ricordatevi che se è un ragazzino in un carcere minorile, molto spesso ci sarà un contesto intorno a lui che l'ha portato a un carcere minorile. Se io vado in un carcere minorile e inizio a fare, mi comporto alla De Gobbis,
magari queste persone qua non capiscono il mio comportamento, non saprei neanche io come affrontare un discorso del genere, quindi è sicuramente una cosa utilissima, ma secondo me se si fa la cosa in combo con professionisti del settore, con appunto educatori, psicologi, eccetera, eccetera, può essere assolutamente un qualcosa di molto molto interessante e utile e soprattutto divertente, perché comunque ragazzi bisogna sempre dare una seconda possibilità a tutti quanti. Domanda secca, Luca, posso prenderne uno? L'ultima torcia o The Witcher? Zio, cioè io amo Leo e Curte, ma caccia il grano a noi, cioè nel senso, dai. Cosa ne pensi di Tomb of Annihilation nel caso l'hai letto o giocata? Sì, l'ho giocata anche quella lì svariato tempo fa, è fighissima. A me non piacciono molto i dinosauri, però è una gran bella avventura. È considerata anche a livello di critica seconda solo a Curse of Strahd o Out of the Abyss, quindi è veramente molto molto bella. Nico, inserire i PG dei vari spettatori è stata la cosa più bella che abbia mai visto in GDR. Grazie davvero, grazie a voi per averceli mandati, è stato bello, ho colto l'occasione di scrivere la sessione in nave e inserirli, quindi grazie per avermeli mandati davvero. Ciao Nicola, mia madre pensa che D&D sia una cosa infantile, cosa potrei fare per farle cambiare idea? Allora, io sono stato un consulente per un sacco di anni, sono sempre stato estremamente creativo. D&D e il gioco di ruolo in generale serve per ampliare a livelli incredibili la tua creatività, rompere qualsiasi problematica sociale tu possa avere, perché ti fa veramente provare empatia per le persone, ti fa entrare in contatto con persone strane e ruolando assieme ti fa entrare veramente in rapporto con loro. Ti aiuta a trovare nuovi amici, ti stacca dalla TV e da altre cazzate come i videogames, che sono meravigliosi, però cose che non ti fanno stare uno con uno assieme a un tavolo e giocare. Faglielo provare, fallo provare a tua madre, fagli vedere noi, comunque noi siamo persone, io ho 36 anni, li ho fatti ieri il mio compleanno, è troppo pesante. E penso che giocherò finché ho vita, e gioco fin quando gioco da quando ricordi. Mi dispiace che pensi che è infantile, digli che se vuole e facciamo una sessione assieme, la masterizzo io. Non ci sono problemi. Spero di farle cambiare idea. Se no, quante balle si dicono alle proprie madri. Quindi digli, va bene, mamma, vado a giocare a calcetto e vado a figa, e invece vai a giocare a GDR. Cioè, peccato. Peccato perché comunque cerca di farle cambiare idea. Se non le piace, pazienza, peccato. Non è una tragedia. Io sono strato un gruppo dove c'è padre del figlio autistico di 10 anni, D&D lo sta aiutando tantissimo e fa ragionamenti migliori degli altri giocatori. Ho avuto penso tra i più grandi giocatrici della mia vita, c'è Federica, questa ragazzina che ho conosciuto a Lucca nel 2014 con una grave forma di autismo e giocava lanciando i dadi per terra e guardando sempre verso il basso. Era incredibile, non mi guardava in faccia ma ruolava in una maniera folle, ruolava una mezzelfa ladra, pazzesco, cioè bellissimo, ci giocherei domani. E mi ricordo che il padre ci aveva anche ringraziato perché la figlia impazziva per questi giochi qua e aveva trovato un modo per esprimersi, quindi bravo, bravo e basta, e bravo anche al papà che lo porta a giocare. Ciao Nicola, finite le sessioni pubblicherete su Facebook o da qualche parte sia le schede dei vari PG che l'intera avventura giocata in questi appuntamenti, grazie, siete mitici. Allora ragazzi, questo qua è solo una parte dell'avventura, come potete vedere sta diventando sempre più grande. Vi chiedo di darmi un attimino di tempo, sono veramente stra incasinato e voglio scriverla per bene, comunque sì, cercherò di fare il possibile per farvela avere, se no ragazzi male che vada pubblicherò quello che ho scritto, sono appunti di un master, però c'è tutta la trama, ci sono i mostri, eventualmente usate la vostra immaginazione per colmare i gap. Nicola, ti piace GURPS? Ci hai mai giocato? Sì, mi piace GURPS, ci ho giocato un botto, ma cioè, ci ho giocato come ho giocato a Rollmaster, cioè sono GIRS, cioè sono i vecchi sistemi, belli, incasinatissimi, non sono i sistemi moderni di oggi, cioè adesso visto che la vita è molto più frenetica, si cerca di qualcosa che sia più facile e più veloce. GURPS ti permetteva di fare quello che volevi, andavi veramente a dettagliare il personaggio in ogni maniera possibile immaginabile.
Però sì, non era proprio un sistema immediatissimo e eccellente per iniziare. Grande Master, cosa pensi di una campagna giocata senza un chierico o qualcuno che abbia forti cure? Nel mio gruppo nessuno ha voluto fare un personaggio in supporto se non un bardo. Guarda, nella campagna di Dragon Age sono io che gioco una mezza drow ladra, e Rob gioca un orco samurai, e Mirko gioca un bardo e Davide gioca un mago e mezzo drow che fa il mio gemello. Neanche noi abbiamo cure forti o chierici. Compriamo pozze, cioè pozze a manetta. E l'unica cosa che puoi fare è quello. È un gioco di ruolo, devi giocare quello che ti diverte. Non seguite i master che dicono tu devi giocare questo, tu devi giocare quello. No. Volete fare un party full bardi? Pensate che figata può essere un party full bardi. Volete fare un party solo picchioni? Fate un party solo picchioni, un party full chierici. Potete fare quello che volete, le soluzioni si trovano. Il master sarà il master gestire i combattimenti in una maniera un attimino, equilibrarli in una maniera più decente. Logico, non può mettervi mostri che vi fanno n.000 danni se non avete cure, non avete pozze. Voi ricordatevi le pozze, sempre. Come è andata la Games Week con The Witcher? Purtroppo domenica non ti ho trovato, volevi farti degli auguri frizzantissimi live. Bene, Pedro era lì che gestiva i tavoli per noi, siamo stati ospiti di Io Gioco e The Games Machine. Benissimo, perché arrivavano alle 9:30 del mattino e avevamo tutti gli slot prenotati, è stato bello. Non ci aspettavamo che la Games Week così tante persone venissero a giocare The Witcher e invece abbiamo avuto sempre i tavoli pieni, quindi grazie e spero vi siate divertiti voi più che altro, questa è la cosa più importante. Solitamente come gestisci i punti exp? Non do exp, do le milestone, sempre. Sempre, sempre, a meno che non sia scatola rossa, ma se no sempre le milestone, cioè arrivate qua, livellate, è più semplice. Non mi piace fare i party che tu sei di secondo, lui è di terzo, un altro è di primo, no. Cioè tutti quanti allo stesso livello perché, ripeto, è una storia condivisa. Magari una persona si sente, specialmente se è un giocatore abbastanza novizio, castrato, se per qualche motivo ha dovuto saltare due sessioni e gli altri sono più avanti di livello. Io consiglio le milestone, se volete dare gli XP, date gli XP, è specialmente più incasinato. Sempre le milestone? No, cioè, XP, tutta la vita, io voglio le differenze sociali al tavolo. Quanti anni hai? Non serve che mi risponda, non mi serve che mi risponda. Chi è? Anche a Luca organizzate i tavoli con The Witcher? No, a Lucca non ci saranno demo di The Witcher, o meglio, non ci saranno demo al nostro stand, magari ci sarà qualche evento speciale di The Witcher, ma non ci saranno, però... A differenza dell'anno scorso, il nostro stand quest'anno a Lucca è più del doppio rispetto all'anno scorso e abbiamo le isole, quindi potete venire lì, potete saltarci addosso, non c'è più quel divario osceno del bancone in mezzo, ma siete in mezzo a noi. Quindi è qualcosa, naturalmente vi faremo farlo vedere, ve lo potremo spiegare nel dettaglio. Però demo ragazzi, cioè noi non abbiamo uno stand così gigante da poter avere dei tavoli demo. Ci siamo fatti dare da Andrea Parrella, che è il sales manager di Lucca, il direttore commerciale di Lucca, ci ha dato un tavolo, perché è più comodo così. Eventualmente improvvisiamo qualche one shot sul momento o qualcosa di veloce, però di base non ci sono. Siamo un gruppo di quarantenni e giochiamo a D&D da circa 15 anni. Giochiamo alla seconda edizione perché il master odia le innovazioni. Come possiamo motivarlo a studiare? Ma guarda, in realtà è strana questa cosa qua, perché la quinta edizione è la cosa più simile che ci sia alla seconda edizione. Cioè, ragazzi, se vi divertite, cosa vi frega di cambiare? Cioè, l'importante è come vi divertiate. Personalmente è bello vedere come evolve un gioco che è la vostra passione. Quindi è bello vedere come si è modernizzato. Al posto che dire il nostro master non vuole studiare, uno di voi se la studia e fa lui da master. È molto più semplice così. Quando uno di noi vuole provare un gioco e noi diciamo no ragazzi io non ho tempo adesso di studiarmelo, chi lo propone se lo studia arriva lì e fa ragazzi ho preparato una mini campagna in 4 sessioni a Blades in the Dark. Perfetto, proviamolo. Cioè, quindi è molto semplice. Proponetelo voi. I sistemi moderni mi piacciono un sacco nonostante abbia giocato una vita a 3.5. Per sistemi moderni intendi i sistemi indie o i sistemi moderni in senso quelli che sono più snelli e veloci? Sono entrambi belli, però posso capire. Ma oltre ai PG posso mandarti delle storie mie inventate sia per condividere che per avere delle critiche? Certo, volentieri, perché no? Ridi. Il master non volerà mai lo scettro.
fate un altro gruppo. Giocate con lui alla seconda edizione, fate un altro gruppo, magari una volta al mese, una one shot a qualche altro gioco. Non è che uno è master. Però io a sto punto sta tavola la voglio vedere del gioco, cioè questo master cattivissimo, capito? No! No, non giocheremo mai a nient'altro, il mio tesoro! Ma la cosa più bella, una domanda che mi è stata fatta, mi ha scritto oggi un ragazzo che inizia per la prima volta a masterizzare, giovane, sui 20-25 anni, che inizia a masterizzare per la prima volta. Non mi ha chiesto, Nicola, guarda, è la mia prima esperienza, voglio creare un mondo aperto dove faccio un sacco di quest, però sicuramente farò degli errori, come posso fare per evitare di sbagliare? Guarda, è giusto sbagliare perché solo sbagliando impari. I due consigli che gli ho dato sono stati, crea un sacco di quest in modo tale che magari se vanno da un'altra parte e ti inventi un PNG al volo, gli ho detto inventa una decina di PNG, prova 5 voci diverse da dare a questi PNG qua e una decina di quest, così se non sai che cosa fare hai una quest al volo, il nome al volo, glielo dai e te le inventi. Ma l'unico consiglio veramente che mi sento di dare a tutti è non dite mai di no, non lo puoi fare. Mai. Anche se adesso Roberto mi avesse detto mi butto in mare, l'avrei fatto buttare in mare. Dopo ci sarebbe stato, lì deve esserci il Deus Ex Machina, perché è un'armatura che cade in mare. Fai venire, che ne so, una sirena che l'ha portato mentre lui gli fa bella la storia della sua vita. Una tartaruga, Guybrush Threepwood che riesce a respirare 10 minuti sott'acqua che si butta per salvarlo. Non dire mai di no. Se tu sai che una cosa è impossibile, digli certo, fallo, fammi una prova. Se ha culo e fa un ottimo tiro, fallo salire. Poi magari mentre sale vuole arrampicarsi su una finestra durante un ricevimento, gli fai trovare una guardia che gli punta una lancia alla gola. Mai dire di no. Mai. Secondo me è una cosa brutta, perché lì il giocatore sente che non ha la libertà, che è la cosa più bella che esista nel gioco di ruolo. La libertà di fare tutto quello che volete. Io ho letto e studiato in inglese, poi ci sta che in certi punti ho leggermente cambiato le cose improvvisato, non è bello plasmare la storia intorno ai giocatori. Bravissimo. Il sistema di 7C è molto diverso da D&D, esistono Star Trek 7, il sistema di 7C è totalmente diverso da D&D, è proprio un altro sistema, si usa solo D10, è molto cinematografico, molto casinista. E non c'è uno starter set vero e proprio, c'è in inglese, ci sono dei PDF con delle regole basi per iniziare, c'è il quick starter scaricabile gratuitamente. Basta, perché ore sono? Ma ragazzi, sono le 11:07, no, venite qua, cioè basta, cioè, cosa state facendo? Iniziamo al volo e via. Altre due cose, allora noi finito qua. Andiamo alla civetta sul Comò a berci i birroni e a fare un po' di casino. La scorsa volta sono stato umiliato ad Ixit. Sono venuti, innanzitutto grazie perché eravate un sacco di persone la volta scorsa, non me lo aspettavo. Solo che alcuni di voi ci hanno detto che erano venuti a trovarci un quarto d'ora, 20 minuti dopo, ti ricordi, Danny? Sì. Che eravamo lì, siamo lì per trovare voi, per berci birroni e far casino assieme. Quindi se venite lì a trovarci, noi non conosciamo tutti e... Quindi c'è, diteci, siamo qua per voi, che ci beviamo qualcosa assieme. Ho giocato ad Ixis, sono stato umiliato in una maniera folle perché non vedo nulla e quindi hanno utilizzato questa sfiga qua, tu sapevi a memoria le carte. Certo. Però venite a trovarci, ci fa solo che piacere ed è veramente, veramente, veramente bello conoscervi. Detto ciò, gli altri si stanno sedendo, tu stai mangiando ancora? Sei disgustoso? Cos'è la quarta che ti mangi? Tanti auguri, auguri. E anche a te. Comunque l'idea del party di soli party è bellissima. Ne fai quattro e fai venire da Liber. Le chiama Water Daisy. Da Liber Deep. Però che Water Deep Story. Però che farebbe davvero ridere. Scusate. Quattro bardi che si vogliono affermare come gruppo in un mondo fantasy. Non voglio fare una campagna, quattro bardi che vogliono affermarsi. Fanno tutte le piazze. Freeway. Perché la mattina sto guardando che c'è chi comincia e lì mi è venuta l'idea di fare quattro bardi. Guarda che è meraviglioso. Quindi all you need is a save roll. Oh no. Vabbè, continua, ti prego. Sembo gioco steampunk da tavolo come D&D. Non esiste un gioco steampunk da tavolo come D&D. Forse 1962, ma è fuori catalogo. No. A breve ci sarà un Kickstarter di un gioco steampunk, però che ha tutto un altro sistema. Si è scatto un po' di fretta. Si chiamerà Vulcania, però tra qualche mese. Però adesso in mente no, c'è qualche setting. Ops. Scusate, mi sta versando l'acqua dentro. No, 1962.
No, come D&D non c'è nessuno col sistema di D&D. Ne sono sicuro. Dovete giocare Exploding Kittens? Beh. Sì, Nicola ha perso Dixie contro di me. Ecco, l'ho visto? Cioè, sono stato una roba disgustosa. Ho perso proprio. La prima domanda mi ricordo ancora è. Primo titolo? Sì, l'anello, no, era quello. Era, c'entrava. Come si chiama? Il Signore degli Anelli, l'occhio di Mordor. E quello che era palesemente una torre con un occhio, io pensavo fosse un uovo. Per vedere quanto poco vedo, ho visto un bel anello col brillocolo e te è questa! L'unico idiota che va a scegliere. Guarda che lì. Comunque le puoi prendere le carte per vederle dopo di vicino. Cioè, lei lo sa, lo produce. Quanto ne hai fatto? Cioè niente ti impedisce di guardarle meglio le carte. Quanti anni ho fatto? Di cosa? Quanti anni ho fatto? No, ieri. Ieri, 36. Sì, porta rispetto agli anziani, dammi dell'Eidolon. Se mangia, guarda quanto sei disgustoso. Guarda. Vai, mani. Un porco. Hanno spaccato sugli altri. Sì, sei disgustoso, sì. I Creedence Deepwater Revival. Bravo, bene. Hanno vinto. Hanno vinto. Ispirazione, cazzo. Facciamolo. Che bello. Comunque, se non l'hanno ancora fatto, la ispirazione. Cazzo, è vero. Ma Letizia sa cosa devi fare. Boom. Megalord. Ragazzi, siamo tornati. Torniamo a noi, che manca poco. Momento concitato. Siete tutti quanti sulla nave. C'ho un'iniziativa perché io e lui abbiamo sentito prima. Sì, sì, voi non siete presi di sorpresa. Anzi, non vi hanno presi di sorpresa perché avete fatto tutti in percezione. Spettato. Su di voi c'è anche quello che sembra essere un mago. Che sta per lanciare? No, dardo. Tu vedi che c'è qualcosa di fuoco. Altri 10 spuntano fuori, ma stanno saltando sulla ciurma. Ma su di voi. Il mostro è il mare, invece, non ho capito. No, tutto sotto. Sfondato da sotto. Ma come da sotto? Ma come? Bibi sta bene. Da sotto, stavano nelle botti. Sta cosa del prete, del chierico, che è mezzo, cioè, sta molto inquietando la cosa, cioè. Questo si sta bene. Si sta bene, Bibi. Uccidilo, per cortesia. Guarda. Allora. Cosa faccio? Lo butto fuori bordo. Spectator. Quello che sembra essere un mago, stregone, un qualcosa di molto potente, sempre con questo cerchio, il simbolo della Xanatar, della Gilda Xanatar, e 4 scagnozzi umani armati di tutto punto in armatura si lanciano su di voi. Iniziativa, ragazzi. Oh, mio figlio. Buono. Mazza è merda, no? No, si è merdato. No! Quindi il server salva. Che è sto silenzio? Non lo so, mi sta tranquillo. Avete tirato iniziativa? Sì, ah, sono 12! No, aspetta, da là. Da Lorenzo Maiolo. 13. Auguri, allora. Crosta. Quanto? 13. 13. C'è 4. Cosa leggerò un buon libro. Marvin 5. Sì, ancora pieno di salsicce. Non riesce però. Crim. 18. Top. Yes. The Tortis. 12. Bello. 9. Quanto vorrei iniziare per primo? Che fa affondare sta cazzo di nave? Io stavo noi sopra, poi Marvin solo per primo per sempre. Però c'è sta lui che c'ha un rapporto strano con legno. La seconda te la magia. Accendino. Allora, ragazzi. Perché nano? Mago? Guarire. Allora. La nave è un campo di battaglia. Oh no. Si inizia a sentire il flagore, rumore di sputazzi dell'iguana, il piccolo gnomo che in realtà quello che vedete prima è quella specie di scheletro incastonato e uno stregone, magie che volano a destra e manca, ma lo spectator davanti a voi incombe ed è esattamente davanti a voi tre. Scherzavo sull'età, eh? Ed è su di te, Dario. Ah, è su di me. Uno dei suoi tentacoli ti guarda.
un occhio si illumina. Facciamo un raggio paralizzante. Ma dai. Ma perché no? Uno. Si paralizza da solo. È il primo uno che ho fatto in 5 sessioni. Ma ho vantaggio. Era? Ma è così. 20. No, 20. Ti parte questo raggio, parte. Tu. La tua nausea scompare. Rapidamente schivi questo colpo che ti arriva. Volevo fare un finto raggio paralizzante, in realtà fa gli danni, sto abbozzando, perché invece. Invece no, perché il raggio paralizzante su tiro salvezza, tu che non sai le regole, te le dico. Cioè. Hashtag invece. Cream, sta a te. Yes. Io so così. Allora, visto che ho preso anche l'attacco extra col quinto livello, ecco, faccio un po' di roba. Allora, intanto... Guardate un po' che provo un po' di panico. Esatto, allora, io intanto so sta bella skip bounty che la posso tirare, giusto? Tanto è piena di coltelli, qualcosa sì, becco. E cazzo. Quindi... Per chi non se lo ricordasse, la skip bounty è una bambola che abbiamo trovato nella scorsa sessione. Mi sta rubando il lavoro. Come cosa devi tirare? Le 20? No, no, stiamo no, giocando no, da 5 sessioni. Allora, non ho detto cosa devo tirare. Annubba! Non ci sei, oltre al 6 non ci sente pure. Cosa? Ecco. Ok, 14 più 2. Su di chi però? Sul... Cioè lo spectator. Sì. 4 armature sì, complete e un mago. Oh. Al grido di sei, bello sguardo, glielo tiro allo spettatore. Allo spettatore? Eh sì, pieno dei coltelli farà per te. Ok, lo colpisci. Ok. Un di 6 più la tua il tuo modificatore di forza. Yes. 2 più 3, 5. Col primo attacco gli fai 5 danni. Schimante, ma a incastrarsi dentro uno dei suoi tentacoli. Ah. E senti, che ti, senti una voce dentro di te. Hai fatto bene! Una voce disgustosa, no, quasi un po' acuta. È verde, grande, con sta lingua. Una roba scena, una roba schifezza, rimasta. Mi piace molto. Mi piace. Ma sono mezzo eccitato. Ti uccido stasera, ti uccido, ti giuro. Faccio un culo così, cioè, spacco tutto. Uno massimo. Secondo attacco, cosa fai? Yes, allora, mi sa che uso... Lascia. Con movimento. Ma se io mettessi la musica a cannone, così, dal ciurare, si può mettere lo stesso? Ma perché? No, così perché mi piace, perché Claudio ci ha fatto delle musiche fighissime, non le stiamo usando, e mi roga il culo, cioè, solo questa roba qua. Claudio Sacco, dopo avremo tutte quante le musiche, non ti preoccupare, per l'ultima qualcosa ci inventiamo. Ecco. Hashtag Claudio Sacco. Io ho una boombox, potrebbe essere... Sto scherzando, non c'è una boombox qui. Cazzo, però sarebbe figo. vai. Socchialo! Ma non sei vero, volevo dire oh, boombox. Vai, asciami penne, iniziamo a tiri sul schimmante, cioè vai di fare danni seri. Intanto ho cominciato a... Critta, donna. Critta. E invece no. Dall'altra parte. Però c'è inizia... Aspetta, c'ho ispirazione. Posso... Le regole crescono così in fretta. Vai. Ancora peggio. Quante fai? Quanta ispirazione c'hai? Uguale a prima. Basta una, due, tre. No, prima era 4. Ah. Niente, tu vai per colpire memore lo spectator di questo del tiro e tira via il suo tentacolo. Sì. Tira via i suoi tentacoli, Riccardo, per cortesia. Tira via i tentacoli. E non riesce ad avvilupparsi a te. Ok. Allora, 13, crosta. Ricordati, crosta, quello che ti ho detto. Cos'è il bene? Cos'è il bene? Io? Vabbè. No, niente. A posto. Ok. Cos'è il... Bene. No, ho capito male, scusate. Che lollone. Dai. No, dicevo. A me mette un'ansia che gioca così tranquillo stasera, Michele. Ti giuro, mi stai mettendo un'ansia allucinante. Intanto lancio colpo accurato su Dario. Tu, Burkas. Ok.
Sì, penso di no. Io che attenzione. Non sai più leggere. Ho come metà musica. Dai, però è ton 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 ton. Pensiamo di dover tirare. No, il colpo accurato è così. Col primo attacco. Il, sì. Il secondo attacco faccio. Il bonus, l'azione bonus, per tirare i cazzotti. Esattamente. Sì. Su di chi? Sempre su di lui. I cazzotti si possono dare. Schivata prodigiosa. L'ho presa al quinto livello. Stai vedendo Furcas? Sì. Vabbè, posso usare schivata prodigiosa? Parla default. Ma sì, poi che perché arriva? Che è una oppure così dispongo vantaggio. Parla default. Grazie a colpo accurato. Sì, lo so, ma ti tira per il mi serve un yo-yo. No, scusami. Anche parla di poco gang. Allora, 15 e 12. 15 ti prende? Mi sa che ha 16 lui, di casa. 16. Sì, no, 15 e 12 sono i dadi. Ah, 15 più... no, sì, lo prendi allora. Vai, dai e... No, no, in realtà, scusate, è con la saggezza, vero? Sì. 15 e 12. Per uno non lo prendi. Però, Dario... Che cazzo fai? Se tu ti rendi conto... Madonna, guarda che bello, una sguardo impietante, ma prego... Ma... Che cazzo fai? Ma tu devi morire. Non so. Cioè, quindi ci sto vedendo per cortesia. Vedi che lui ti guarda, effettivamente non sa cosa sta facendo. È come se le sue mani si muovessero da sole. Oh, porca. Mi ha preso per il culo prima. E vai. E vedi che per la prima volta Crosta ha la faccia impaurita davvero. E non ha il suo sorriso solito, ma è... come se qualcosa esattamente quella faccia lì. Guardalo Crosta, dentro di te senti bravo. No Crosta, no Crosta, no, bravo. Cos'è il bene, Crosta? Cos'è il bene? Posso farmi abbracciarlo? E Crosta non ha ucciso il suo amico. De Tortis! Stortissimo! Vai! No, non posso. Vorrei tanto, ma non posso. Perché non puoi? Sono in mischia. Cioè, sono tutti vicini. Al masso, sono tutti quanti lì. Tutti. No. Tutti lì. E non posso. Tutti. Mario, Crosta, tutti. Madonna, tutti i nemici. Un colpo solo. Solo tu non ci con sei. Un colpo solo, mi tolgo tutti dal cazzo. Ma te la faccio anche tirare potenziata. 12 di 6. Non posso. No, a me preoccupa lo stregone, perciò appunto lui con dardo incantato. Non focussabile. Non focussabile, mi raccomando, solo persone a caso. Io, a differenza delle sessioni normali, io devo fare gli incontri più facili, perché sono loro che li rendono più difficili. Cioè, Michi adesso sta attaccando, e io per fortuna ho detto, ma sì dai, non facciamolo letale come combattimento, facciamolo difficile, e lui sta attaccando. Quindi non ho considerato la variabile Crosta. Senza nessuno la considera la variabile Crosta, soprattutto Dario. Neanche Crosta. Neanche Crosta. Neanche Crosta, no, in realtà sì, Crosta sì. Crosta sapeva. Senti, facciamo così, tanto mi sembra che su questa lurida nave non potrò mai lanciare palle di fuoco. Perché no? Io vorrei ricordarti che cosa mi hai scritto tu oggi. Mi scrive, sì, finalmente ho palla di fuoco. Io gli ho scritto, perfetto Riccardo, c'è una nave totalmente di legno. Bravo. È vero. Quindi che cosa tirerai? Dardo incantato. Su di chi? Sullo stregone. Bravo. Di due slot superiori. Perfetto. Perciò sono 5 di 4. Mi 1 1 1 4. Dov'è? Ah, no, del 4 è quello, scusa. Grazie. Ehi. Grazie. Grazie. Molto finale. 5 6 7 8 16 17 18. Pensa se doveva leggere i dadi. Beh, wow. È ancora vicino. L'ho preso. Sta ancora rimbalzando. Lo stregone, guardando quello che sta succedendo in maniera un attimino anche un pochettino basita, dalle sue mani fuoriescono 5 dardi che vanno a impattare il corpo dello stregone, ferendolo abbastanza copiosamente. Vedete del sangue fuoriuscire. Dall'altra parte un enorme ustione, il braccio sinistro che praticamente è adagiato sul fianco del suo corpo, non ha un enorme colpo alla spalla e ne impedisce i movimenti. E sta però
ai soldati che, vedendo il loro capitano ferito, vi saltano addosso. Il primo va su Marvin. Tre, niente. Il secondo va su Cream. Otto, cattato è merda. Tre, niente. Il terzo, il quarto va su Dario. Va su Furcas. Sette. Quattro attacchi non ho preso nessuno. È tutti e quattro. Sono truppe imperiali. Mi date un divento? Devo portare gli addi l'altra volta. Cioè non sta entrando nulla. Vi salta addosso. Le urla del capo. Lo spettatore che si guarda in giro con questa bambola inquietante che si muove sui suoi tentacoli, che ferisce anche uno di loro muovendo il tentacolo. Non riescono a calcolare bene i movimenti. Alzando le spade si incagliano tra di loro. Si abbattono, c'è il fumo, ci sono altri combattenti nel mezzo, un casino allucinante. Non riescono a portare a segno gli attacchi. Si sono dovuti Furcas! Io sono ingaggiato con un soldato, ce l'ho davanti praticamente. Sì, con crosta. Hai crosta, Furcas e... Io ti guardo e ti faccio... Ricordati che io sono molto protettivo nei tuoi confronti. Se siamo capiti. Che fai, no? E quindi attacco il soldato che ho davanti con lo stocco. Vai! Ricorda che ti è aumentato anche il furtivo, sì, sì, tutto quanto. Grazie tutto. Lorenzo che mi ha fatto la scheda. 6 e 7. Hai ispirazione dell'altra volta, usa. Usa! 6 e 7, 13. Ho bloccato... Quello che è giusto, cioè. 12 e 7. Colpito. 19. E non volevo aiutarti, volevo, cioè, se uno blocca il dado, non ha senso. Sì. Cosa devi fare? Allora? Un di 8. E più? Questo? C'è il furtivo. No. Furtivo? C'è il furtivo. Non sono ingaggiato con lui. Tu sei ingaggiato con lui, ma ci sono, i tuoi compagni intorno. Tu puoi fare il tiro furtivo se, momento di, come si gioca a D&D? D&D for Dummies. Tu puoi fare il furtivo se o sei vantaggio, quindi parti per primo, le cogli di sorpresa e cose del genere, fai furtivo. Invece, una volta per il tuo turno, se ci sono qualcuno dei tuoi compagni entro 1,5 metri, ovvero entro un quadretto dal nemico, tu puoi fare il furtivo in automatico, perché è come se nella concentrazione del combattimento lui fosse distratto e tu riesci a fare un furtivo. Devi tirare, il dado, il D8 più il tuo modificatore di destrezza più il D6. Più due D6. Andiamo insieme, vai, cosa rispondi? Ma per te sei di 4 ti chiama un problema. Sì, ok. 7, 8 e 4, 12. 12 danni? Sì. Al collo. Che sto un po' avvelenato. Tu lo ferisci copiosamente, vedi che il tipo cade, si appoggia sulla spada, non è ancora ucciso il tutto, però sangue copioso esce dal collo e cola dal suo guanto d'arme. Vedi che anche inizia a sputare sangue, non è ancora morto però. E si appoggia. Vuoi fare qualcosa con la tua azione bonus? È l'azione bonus, ricordati, puoi disingaggiare, puoi nasconderti, puoi fare un sacco di cose. Ok, e allora mi disingaggio da lui. Perfetto. Attacchi adesso? No. No, lui no, non ancora. No. Lei ha due attacchi. Però gli levo la spada, spero che questo lo faccia sanguinare di più, perché l'ho preso al collo. Sì, però sono sbagliato. Anche dopo Furcas c'è Lore. Un personaggio? Toxa. Grazie. No, scusate, Toxa. Il pedante Toxa ha corretto il master. Ha corretto il master. Una roba disgustosa. Non correggere, per favore, dare svantaggio. Me lo merito. Il master correggerà voi. Dai. Allora, posso dirti una cosa? Visto che appunto... se nell'incantesimo è scritto un'azione bonus, è un'azione gratuita in questo caso? No, sì. Perché... No, è un'azione bonus. Le azioni bonus sono fare un attacco solo con l'arma dove non metti nessun modificatore né okay. Niente. Cioè, fondamentalmente puoi fare l'attacco sì. E l'azione bonus. Esatto. Okay. Estrarre l'arma. Va bene, ok, ho capito. E se quindi... un incantesimo lo puoi usare oltre a un altro incantesimo. Ah, ok, allora sì. Allora, un'altra domanda. Nel nostro teatro della mente, questo combattimento. Porco due! Hai sempre desiderato giocare con lui. Cercare come il mio dado. Quindi? Allora, volevo chiederti, ci sta una... Cioè, io vorrei lanciare il fulmine, invocare un fulmine
Prendo un'area di 1,5 metri. Vorrei lanciarlo in maniera tale da prendere solo i nemici. È possibile o sono ma tutti... Ma se 1,5 metri prende un nemico solamente. 1,5 è un quadretto della griglia. Okay, okay. Quindi prende un nemico. Puoi scegliere un mago, un nemico qualsiasi e tutto quanto. Aspetta, però è un raggio perché entro... Un mago? Sì. Un punto... Ah, sì. Ok. Colpisci il mio braccio d'oro, il superconduttore. C'è scritto con raggio di 1,5. Guarda che è una grande idea. Scelgo un punto e da quel punto... 1,5 metri di raggio. Puoi prendere. Il superconduttore vuol dire che l'intensità del tuo fulmine si potenzia sul mio braccio d'oro. Sì, e colpisce te. Però ti faccio male. Secondo me puoi provarci. Ci posso provare? Io così sto. Io. Allora, lo ruolo. Allora, però aspetta, io volevo. No, lo ruolo. Sto per finita. Però aspetta, vorrei lanciare anche arma spirituale, adesso è scritto un'azione bonus, questa invece è un'azione. Si può fare quindi tutte e due nello stesso turno? No, okay. Allora, tu puoi lanciare o un incantesimo o l'altro incantesimo. Okay. Non, qual è che vale, qual è che è come azione bonus? Arma spirituale. Arma spirituale, sì, come no, lanci quelli e poi lanci arma spirituale come azione bonus, ma arma spirituale... nel prossimo turno. Esatto, okay. Perfetto. Perfetto, vabbè, allora okay. Faccio questo, quindi... Dicevo, invasato dalla rinnovata fede... Nel nuovo dio in cui credo. Il bambino. L'unico... Il bambino. Vorrei ricordare a tutti. Il bambino. Sento in me la potenza del fulmine. Ok? Quindi. È di un inquietante, allucinante quello che stai dicendo. Beh, senti la potenza del fulmine. Vediamo come tu arrivi. Quindi. Mi ricordo del braccio metallico. No, d'oro. È un metallo l'oro, un metallo nobile, ma è pur sempre un metallo. Mi ricordo del metallo nobile di cui è composto il braccio di Furcas. Lo ricordo pure. Furcas, quanto è alta Grim? 1,90 m. Bravo! Questo è in combattimento, eh. Giuro. Indicami quanto è alto. No, tu sei una cosa del genere. Alza il braccio. Presente. Scaglio quindi il fulmine sul suo braccio. Quindi si è creata. Cosa succede? No, fatemi tutto. Okay. Io ormai l'hai fatto. Sì. Io però voglio capire come cazzo può essere che un fulmine che entra nel suo braccio dovrebbe danneggiare qualcun altro a parte che lui che si è preso il fulmine nel braccio. Sta toccando qualcos'altro. Ha detto che posso farlo. Certo che puoi farlo. Certo che puoi farlo. Puoi anche... Come sta zitto? Abbassa quel braccio, colpisco l'armatura. No, ormai hai detto, voglio vederlo. Ti giuro che se critti, io mi scoppio il braccio. In realtà non dovrei tirare, lo faccio comunque. Beh, sì, no, tutto no, devi tirare. No, in realtà non devi tirare. Infatti, lo so che non devi tirare. È lui il. Ah, lui, ok. È perché tiro salvezza. Sì, giusto. Fai mettere salvezza su. No, destrezza. Sul Dex, almeno quello. Sì, destrezza. Sono io. Hai eludere superiore, quindi c'è cioè, se lo passi non ti fa neanche un danno. Però sono molto curioso se non lo passi. Destrezza, 11,7, 18. Quanto hai? 15 di classe difficoltà. Tu vedi un enorme fulmine, ma una roba gigantesca che ti arriva. No, all'ultimo. All'ultimo ti rendi conto che se ti avesse preso, cioè se lo prendi, probabilmente o ti esplode il braccio, oppure cioè, muori per shock, ti si ferma il cuore. All'ultimo secondo ti sposti, il fulmine si infrange a terra creando un buco e facendo cadere due delle guardie di sotto. È andato tutto bene, no? Esattamente come avevamo detto. Ma proprio per un secondo senti... E vedi come una specie di fiammella che inizia a propagarsi per sotto. La lancio. Assoluto sbraga. Io comunque mezzo nel bonus lancio anche arma spirituale vicino allo stregone. Ok. Prenderei su una lucetta a questo punto. Il mago. Possiamo svuotare Marvin. Basito. Si guarda. Cioè, vabbè, averlo saputo. Sarei venuto anche solo. Ti guarda e vedi che dalla sua mano spuntano quattro piccole punte che ti arrivano addosso. A me? No, a me. Ah,
Non si attacca a mostre come. Quattro. 13 danni. Sì, ah, prende a prescindere. Sì. È la cosa meravigliosa di Rancio Darno Incantato. Va bene, 13 danni. Non mi hai fatto tirare su. Su cosa? Darno Incantato? No, a me non mi hai fatto tirare su Magia Selvaggia. Ha corretto il master. No, no. Il nostro interesse. Che livello era? Primo, ma ha tirato delle slozze terzo. È vero, perché sopra il primo, non ci ho pensato. Errore mio. Prossima volta lo tiri due volte. Ma perché? Se sono anche corretto. È così tutto. Bravo, per tenerlo dietro. 13 danni, 4 dardi ti colpiscono. Vedi che inizia a ridere. Si ricomincia, no, ragazzuoli. È il turno dello spettacolo. Ne hai fatto tu? Dove Marvin? Era a 5, vero? Scusami, no, perché il mago era 9. Sta leggendo. 8 Marvin. Marvin, sta a te. Io vorrei capire una cosa. Nella mia situazione ho visto lui che attaccava lui. Lui che attaccava lui. Quindi nella mia situazione è questa cosa. Loro due sono della mia parte e sanno qualcosa che io non so e lui è malvagio. Grazie. O loro due sono completamente impazziti. Oh, tu sei pieno di salsicce e birra, ma scusami, come? Anzi, usa la birra per sparire sta miccia. Al grido di la follia impera su questa nave! È sempre stato folle! Sul cane mare, su questi fragili noci di legno! Mi lancio contro la bestia verde multiocchio. Aspetta. Mi lancio contro Unwavering Mark, significa che io ho il vantaggio adesso ad attaccarla. Sì. Se le attacca chiunque altro a svantaggio, ha svantaggio e dà un'opportunità a me di attaccarlo. Primo attacco perché c'è una ripetizione possibile. Mi tengo a un metro e mezzo di distanza. Così attacca portato. Ok. C'è vantaggio. 15 più 7, 21. Per tira però che se fai 20 è critico. Ah, già, vero. Sì. C'è un vantaggio. 11 più 7. Compito, colpito, la grandissima. Allora, con questo l'ho preso. Faccio anche il secondo attacco, tiro i danni. Puoi fare anche il secondo, poi ti ripeto okay. Assieme. Allora, faccio il secondo attacco, che è l'attacco extra. Sì. Che ho preso adesso. Sì, sì, per questo quinto livello. Come guerriero. C'ha sempre vantaggio anche su questo? Sì, sì, sì. Ripetiamo che è un guerriero cavaliere. 14 più 7, 21 l'avrei preso, ma prova il secondo per vedere se è un critico. 13. Quindi gli ho messo addosso due attacchi. Faccio un D12 2 D12 più forza. Più forza per due volte, cioè nel senso. Sì, chiaro, devo aggiungere 10. Sì. Come 10 forza, 5 di forza. Ho più 5. C'ho 20. Ah, sì. Coglioni. Sono. È stato bene, 10 più 10, 20 punti per il. Delicato. Delicatissimo. Ma i guerrieri hai sfondato. Due danni allucinanti. E deve attaccare a me. Almeno sì. Che per il prossimo già svantato. Allora tu con la tua. Ah, aspetta. C'è un'altra cosa in più. Special che devo fare? Non so perché usiamo il manuale inglese. Perché c'è la Xanatar. Un danno extra. Uguale alla metà del mio livello di cavaliere. Quindi 3. 3. Quindi 23. Tre. Oh! Per 2? Sì. No. Perché? Ogni attacco. Ah, quindi 26. Puoi ammazzarlo dopo tu per cortesia, crosta. Cioè. A quello servo, faccio solo questo. Tu! No, rompi anche il cazzo. Ti butti. Non l'hai ucciso proprio la tua lancia. Penetri questo enorme occhio che ha davanti. Col primo colpo, col secondo lo infilzi ancora di più. Questo bulbo oculare esplode. Del liquido putrescente cola sull'occhio dello spettatore. Questa lingua sbatte a destra e a sinistra. Sangue e urla silenziose escono da questo corpo orribile. Il dolore è incredibile. Raggi iniziano a partire ovunque, da tutte le parti. E sta lui. Aspetta. Dimmi una cosa da master. Io ho usato l'attacco extra che è proprio del quinto livello. Sì. E l'Unwavering Mark che è uno. Puoi usare l'Action Surge, se vuoi chiedermi questo. Posso usare anche la mia azione impetuosa? Certo, l'Action Surge. Certo. Ah, uso azione impetuosa e mi dà un'altra azione no, in più. No, azione impetuosa ti dà altri due attacchi. Perfetto.
Facciamo che è morto o tiro? No, facciamo che tira, perché puoi fare un attacco contro qualcun altro dopo. Sempre col vantaggio. Senti un rumore da sotto, c'è un terrasque che esce. Senti, è sempre col vantaggio. Sì, sì, senti tutti quanti lì attaccati, cioè contro di lui. 12 più 7, 21 preso. Il secondo, 19. Però aspetta, per dire il secondo, Robby, per dire il secondo, fammi danni perché ha 6 punti ferita. Quindi c'è. Ah, è vero, posso. A meno che tu non faccia uno, però c'è. 3 più 7, 10. Più 7? Più 5. Più 5. Scusa, è più 5. 8, sì, vabbè, ucciso. Come lo uccidi? Tu hai ancora. La lancia era già piantata. Sì, esatto. La alzo sopra la mia testa, tutta la creatura, sì, e la sbatto fuori dalla nave. Ah, così proprio, cioè. Alzandola, senti che penetra ancora di più, colpisce il suo punto vitale, vedi che tutto il movimento sconvolso, una schifezza allucinante di questi tentacoli, si ferma, si affloscia e lo lanci fuori nave. Vedete proprio il corpo, plof, sembra un'enorme boa verde. Ti rimane un attacco contro, ci sono adesso il mago. E due guardie sono di sotto. Il mago, quando vedi un mago, gli puoi dare una zaccagnata della zaccagnata. Poi sotto c'hanno i cannoni. E c'ho il vantaggio? Su chi? Sul mago? No, sul mago no. Non ce l'hai il mago. 14 più 7 stavolta è per colpito. Ok. Quindi adesso quanti dadi fa sul mago? 12 questo, beh. Forza. 7 più 5... 12. Mi uccide anche il mago. Ma che cazzo? Marvin is on fire! Come cazzo fai a far tutti questi danni? Cioè, boh! Che cosa ho letto? Sto sul caso ora. Che cosa stava leggendo? Hashtag puffa. Sì, infatti c'è. Non so, se c'è la birra. Tutto ciò sì. Come mi uccidi il mago? Il mago non stava castando su di te, ha appena castato sotto il povero Toxa. Cazzo, peccato che l'ho buttato fuori cosa, sennò gli schiacciavo il tipo sopra. L'ho appena buttato fuori, c'ho ancora la lancia in mano, ruoto la lancia per colpirlo alla tempia, nel maniera da dargli la morte più veloce e pietosa possibile, perché mi sembra così fragile, già ferito da... Quindi come prima ha infilzato il beholder, lo spettatore lanciandolo fuori, adesso con questa lancia che ha due speroni di lato, muovendola velocemente di lato, sì, lo infilzi. Una morte pietosa. Nella... E cosa fai anche questo qua dopo? No, questo è un essere umano. E quindi c'è il fascista! Non trattare mai così nel... Quindi lo sfili, sì, l'arma. Lo lascio. Cade per terra, morto. Quindi il mago non fa più un cazzo. Bioldro non fa più un cazzo, aspetta, non fa più un cazzo. Beh, come cazzo? Siamo su Discord. Crem, ci sei tu? Sta. Yes, quanti stanno nel buco ancora? Sono tutti nel buco. No, sono due, non due stanno. Due? 10 in tutto, no? No, ma i 10 sono in giro, voi ne avete due e due. Due sono lì e due sono nel buco. Cosa fai, Crem? Beh, io mi incazzo come una pantera perché continuo a fare scilecca. Entro in ira. Una lacrima sul viso. Così ho anche montato. Mamma mia. Oh, e che cacchio. Con l'arma da mischia. Esatto. Dove? Croccai tutti. Su chi? Su Furcas. Dimmi uomo un'altra volta. No. Sui due. Cioè sul. Quanti giochi? Ne hai due davanti e due sotto. Quelli sotto. All'urlo di Kamchatka. Allora, di Kamchatka. Mi piace molto usare Kamchatka. Allora sì. Impugna due mani, lascia e mi calo di sotto. Vai. 19 più 3. Colpito la grandissima. Questi qua sono carne da macello. Vieni. E faccio. Ruolamelo come se non ci fossero mani. Massacra tutto. Tira. Voglio sentirti ruolare durissimo. Ok, allora io faccio dato un D12 di 12 danni tagliente. Sì, più 2 di rira, più il tuo bonificato di forza che è più 3 o più 4. Più 3. Mi fai quindi è un D12 più 5. Yes. Dai. Allora. 5
5. 10. Non lo uccidi. Ah, no, aspetta, ma ce n'era uno fritissimo. Sì, ecco. No, però era quello che era su. Ok. È un altro attacco, è tuo, hai due attacchi adesso. Yes. Il primo non lo uccidi, però è letale, è fortissimo. Okay. Lui sta alzando la spada verso di te, la tua ascia è enorme, si abbatte amputandogli entrambe le braccia. Le braccia cadono ancora stringendo l'arma. Inizia a urlare guardando i moncherini. Sangue ovunque. Che cosa fai? Secondo attacco. Secondo attacco, vado... sto ancora precisando. Su chi vai? Su chi vai? Come fa? Tagli entrambe le braccia. Perché mi stira la braccia a tenere la spada? Ah, perché c'è la così! Sì, sì, sì. Cioè, no, vabbè. Sì, fate. No, no. Cioè, così, cioè, tipo in diagonale, l'Italia. Sì, no, non facciamo. Io comunque ho visto sta amputazione da sopra. Scusa, lui ci aveva in mano una lancia... No. Una spada. Una spada? Sì. Va bene, allora... Prendi la spada. Prendo, cioè, prendi le braccia! Prendo le braccia che tengono ancora la spada. Fa. Ispirazione. Ispirazione, se vuoi, proprio da orca barbara, cazzo. Dai! Ruola duro, Danny, mi piace! Cosa fai? Allora, raccolgo queste braccia che hanno ancora la spada. Ovviamente la mia ascia ce l'ha ancora. Ha due punti ferita, quindi il ruolo non sa neanche che tiri. Voglio che mi ruoli come lo uccidi. Che cosa gli dici? Dio santo. Avete scelto decisamente la nave sbagliata, la mezz'orca sbagliata con cui scazzare. E niente. Guarda, quindi... che sta con braccio e dice meno. Esatto. No, vabbè, c'ho già due braccia, insomma, c'ho già preso. E prendendolo in corsa, lanciando un urlo belluino, faccio... cerco di segarlo a metà con tutte e due. Cioè, facendo proprio. Ah, con le braccia che tiene la spada. Cioè, la lascio. Ma che cacchio! Ma una cosa meravigliosa. Lui è lì che ti guarda per un secondo. Vedi il suo sguardo. In quello sguardo magari c'è una moglie. In quello sguardo magari c'è un figlio. Io rido. Ammazzalo! Io rido completamente piena di sangue ormai. Mate. Non te ne frega un cazzo. Raccogli, corri. Prendi l'ascia a due mani, ma la tieni più stretta alla lama per avere più velocità. Il tipo ti guarda. Hai solo un secondo. Prendi le sue due braccia e in un attimo ti abbatti su di lui. Con una X lo tagli in quattro pezzi perfetti. Ho visto Kenshiro. E cade a terra. Sangue ti arriva addosso. Ti rendi conto? Che senti? C'è Bibi. Che per tutto questo tempo qua è stato attaccato. Oh, cazzo. Ed è così. Non mi sono neanche accorta, ovviamente. È quello che ti ricordavi che era, avevi i capelli color platino. Adesso ti imbarosso malpelo. Tutto un sangue allucinante. Non ti stanno neanche male. Ti giri verso quell'altro. Ma non ti sei accorta che nel frattempo quell'altro ha girato uno dei cannoni verso di te. Ora guarda. Sta fa male. Crosta, sta a te. C'è ancora la pozione dello spudo? Attiva? Sputa sulla miccia. Sputa sul danese qua, se prende la pozione. Ma ce l'ha già, no, con quella nel rospo. Tocca a te? No. Allora. Parlo. Michele, ti prego, mi metti un'ansia, cioè non guardarmi così. Crosta non fa nulla a questo turno. Crosta parla con la sua voce. Io non lo voglio fare. Devi farlo, Crosta. Devi farlo, Crosta. Ma è carino. Crosta. Crosta. Ho dato un lavoro. Cosa? Io posso darti il potere, Crosta. Aiutami. Faccio. Crosta fa una cosa davvero strana. Allora Crosta attiva il ki. Ma dimmi che ti colpisci da solo. Si colpisce da solo. Oddio, come Shu! Piuttosto che uccidere Kenshiro si toglie gli occhi. Ma no, davvero? Gli occhi, davvero? Certo. Oh Cristo santo. Ispirazione, cioè, chiaramente. Metto il pizzo! Forse che fallisce mi fa provato! Come al solito ho due attacchi. Come al solito, se fai critico. Certo, gli esplodono a me. Ok, 10. Quanti ne vedi io?
realtà due attacchi con vantaggio. Come spiego vantaggio? Non avrebbe mai fatto critico. Dopo 4-1 lo dico. Ok. Mi sono beccato tutte le vere. Io. Ti ho bello se ti ammazzo. Il chi si concentra nella punta delle dita. Voi vedete il vostro compagno disperato. Piangi? Stai piangendo? Basta, non voglio più farlo! Ma sei cieco? Dove poi? Ah, no, scusate, no. Giusto. Ma sei stupido? Dove poi anche se e mi colpisco le orecchie per non sentire più. Molto bello. Quindi adesso beh, vedete che effettivamente oppure lo finiamo. Le dita sono penetrate dentro le orecchie di Crosta. Sangue inizia a uscirli. Tiri fuori le mani, sangue copioso sulla punta delle sue mani. Crosta, pensavi che questo mi avrebbe fermato? Senti i danni? Sì, mi sto e tu senti ancora la voce, ma immediatamente non senti più niente intorno a te. Oh no. Il silenzio totale. Oh no. L'unica cosa che sentirai d'ora in avanti è questa voce. Palla di fuoco. Tecnicamente nella prossima partita lo facciamo giocare con i tacchi. È sordo. Sei totalmente sordo. Che non sarebbe male farlo giocare con le cuffie? Già era difficile prima. Magari sento solo lui. Sta alle guardie. Una guardia è mezza morta, una guardia intera e l'altra guardia ha spostato il cannone. Cazzo. Ma con l'armatura, cioè. Siete tu. Bibi. E Bibi. E il cannone. Lo tiro davanti a te. Qualcosa? No, no, no. È una cannonata questo. È una cannonata. Fa 5 di 12 di danno. Porco Giuda. Davanti a te. 14. E basta. Aglia. Sì, non gli metto nulla. Quanto hai? 13. Aspetta, la proficiency ce l'hai messa. No, aspetta. No, aspetta. Siamo sicuri? Sì, morire facile. Ma cazzo, sporco Giuda. Allora, mi sembra giusto perché è principiante. Questo qua è un danno da sfondamento. Sei in ira, dimezzi tutti i danni. Ok. Quanti so? Aspetta, 5 di 12. Quanti punti feriti? 12. 8. 5. 25. 2. 27. 2. 29. Ancora uno, tagliate 5. No, 29. 29. 29, ti prendi 15 danni. No, poteva andare molto. La palla di cannone, vedi? La guardia impazzita. Urca schifosa! Accende. Questa palla di cannone parte. Posso spingere via Bibi all'ultimo? Ispirazione di nuovo. Ok. Stoppa la depretto. Spendi via Bibi, che Bibi sì. Per la prima volta lo vedi non sorridere. Fa un verso strano. La palla di cannone ti prende in pieno. Tu hai tempo per mettere le mani davanti. Vieni sbattuta con una violenza incredibile contro la prua. Rumore di... Voi vedete la scena, ossa. Chi dall'alto. Vedete Cream prese in pieno da una cannonata. Aio. Non avete idea di cosa le sia successo. Tu senti solo un enorme bruciore alle mani. Le costole rotte. Probabilmente hai anche qualche organo andato un pochettino a bacche. Però... senti che sei viva. Tecnico medico. L'altro, quello che è sopra, quello sano, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, su Marvin, alza la sua spada e ti colpisce, 8, prova, prova a colpirti, quell'altro, sanguinante, a terra, prono, con un coltello, cerca di colpire te. 20 di esatto, è un di 4. 4 più 2 però, 6 danni sul piede. Lasciate sputando sangue. Riguardi, 4.
3, 4, 5. The Tortis. Ui. Sta a te. Chi è rimasto? Solo le guardie, queste tre? Sì, no, c'è una guardia intera, una guardia ferita e una guardia sotto. E la sappiamo sotto che fine ha fatto lei, perché c'è il fuoco del cannone. Sì, io ero rimasto un po' dietro, perciò quello che è successo sotto non l'ho visto. Però hai visto un compenso crossa che si è fucilato due vite e quest'altro che ha cercato di fulminare. No? E prima lui che ha provato a me. Sì, sì, sì. Me ne vado. C'è una scialuppa. Prima dopo la nave dietro. Era ora, cazzo. Che cazzo, finalmente. Ma pure sti raghi. All'indietro. Col tramonto. Con sprezzo. Che fai, Ricky? Finisco una delle guardie con il dardo. Dai, perfetto. Tanto una è praticamente morta. Normale. Sì. 3, 4, basta, 5. Basta. Basta, no, due punti feriti aveva. Due. Allora, un dardo va su, la esatto. Prima e, la, e gli altri mentre, due. Mentre ha il coltello infilzato, esatto. Un dardo lo colpisce alla testa. Però riesce al tempo di girare il coltello, ti amputa le dita davanti a te. Non sarei più in grado di fare furtivi o roba del genere. E comunque quello che dice prima di morire è: non mi penso di niente. Basta! Questo cazzo di archi! Secondo te per i scenari Livi! Livi! Fa sotto la gamba! Un dardo lo uccidi. Ok. Ne rimangono due sull'altra guardia. Uno rimane, una e sono le due guardie ancora. Altre due, una sotto però. Una è sotto e una è sopra. Sì. I due sull'altra sopra. Perfetto. È magia del vantaggio? Cosa? No, perché questo no. Lo lancio di prima. No, lo lancio di prima? Due. Sì. 6, 7, 8. 8. Ma che lo lancio di più alto? No, no, no. Tirami il di 20 per quello di prima. Uno 10? Uno 10. Ah, cazzo, è vero. Ti prego, palla di da fuoco. Da 1 a 10 è magia selvaggia? Certo. 12. 12. Vabbè, ci sono anche cose belle. Sì, no. Sono più belle che brutte. Due dardi lo colpiscono in pieno, lo feriscono molto. L'arma cade per terra, sono carne da macello queste guardie. The Tortoise a 12, 9. Toxa. È rimasto sul ponte una guardia, no? Sul ponte una guardia sola. Ok, io ho la nuvola, la tempesta che... C'è un altro fulmine che sta arrivando. Te lo dico. No, c'è anche un'arma magica. E c'è anche un'arma magica. Che Luca dove vicino il mago. Io c'ho posso spostarla di 6 metri. Cioè arriva verso la guardia? Sì, l'arma magica sì. Attacca con l'arma magica. E quindi io gli attacco sia con l'arma magica sia col fulmine. Attacca prima con uno perché ha pochi punti ferita. Con cosa vuoi attaccare per prima? Col fulmine perché mi impiega l'azione, quindi è brutto. Scusa, ma io non devo attaccare. No, tu attacchi dopo. C'ho tipo 14, 13. Furcas? No, Zero Paul Lorenzo, sappo di lui. Ah, okay. Siete no, no, scusa, scusa. E quindi Fulmi deve fare un tiro su destrezza. Sì. Furcas. No, no, sempre la 10 più 2, 12. No, non ce la fa. Ok, colpisci. Quindi hai prende... danni. Se fallisce 3 di 10 danni. Ah, vabbè. Morto? Ti ho detto ha 4 punti ferita. Cioè... Allora io gli dico questo. Dovresti fare 3-1. No, vabbè. Come lo uccidi? Lo guardo e gli faccio, sai che differenza c'è tra uno che non crede in Bahamut e un sacco di letame? Che uno non è pedofilo. Quindi si uccide quella brutta battuta lui da solo. Questa è una città però. Sì, sì, sì. Il fulmine si abbatte su di lui e no, e no, 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 e poi è davanti a te, il fulmine che arriva e tu così, no, te prego, no, strilla lui e strillo io. Accendi gli occhi e solo te puoi vedere il tipo così, diventare nero e scioglierci in cenere. C'è ancora quello di sotto, vuoi buttare l'arma magica sotto? Ma sì, grazie. Faccio questo. Ma non ce l'avevo in mano, però faccio questo gesto e l'arma si scaglia verso il basso. Usa la tua arma, fai adesso attacco per colpire con l'arma magica. Quindi è il dado più dopo il modificatore di saggezza è il modificatore. Ma non sai che ho detto che ci sta pure la competenza negli incantesimi? Sì, sì, no, il tiro per colpire sì, intendo il danno sì, che fai, sì, è il danno sì, della tua arma più il modificatore di saggezza. Ok. Entro la fine del danno. Quindi 11 più 7 per colpire, quindi 18. Che mi guardi? Preso. Ah, ok. E quindi mi hai detto, perdonami, danni più saggezza? Sì. Ok, quindi questi sono...
Mi date un secondo il manuale, vedo una cosa su arma magica. Quindi 8 danni, dopo fatto mi devo vedere. Quindi 8, arma magica. Arma, no, non è arma magica, arma spirituale. Vai a destra, vuoi a destra? Quella, la carta? No, adesso la concentrazione, no, la concentrazione. Buone. Sono 5, mamma mia, ok, 5 più 4. 9 danni. 9 danni. Il tipo ha appena sparato col cannone, non è armato, non è... si becca, che arma hai, Toxa? Ma in realtà questa qua io ho deciso di avere una sciabola. Ok, perfetto, una sciabola, okay, c'è, cioè, sì, che rotea. Andando giù si conficca pesantemente all'interno tra le scapole, però non riesce ad andare in profondità e ucciderlo. Mm-hmm. È molto ferito. Ok. Furcas. Io mi affaccio, lo vedo il tizio molto, molto ferito. Ok, cerco di centrarlo con una freccia. Perfetto, è in linea d'aria. Sarebbe la prima volta che becco qualcuno con una freccia. Lo dico a beneficio dell'inventario. E infatti non lo succede. 9. Non colpisci. No, non hai neanche vantaggio. No, però in realtà da alto verso il basso, sì, è vantaggio, scusa, puoi ritirare. E hai anche il furtivo. Dopo che è vantaggio. Anche sì, senza. 18 e 7, 25. Vai, colpito. Lo uccidi, lo uccidi, se anche tiri a 3 punti ferita. Okay. Cioè, fai 1-1-1. Come lo uccidi? Non toglie degli occhi. Non c'ha la corazza intera lui? No, lui no, lui non... No, però è dimmi, no, no, quello che immagini tu quando giochi. Questo è tanto vedetto. Tu carichi il colpo. Una volta che c'entro lo schermo qua. Mi sento una figura di... Vedete che tira? Così proprio, con un'aria sostenuta, perché è la prima volta. Mi sento il mio retaggio elfico proprio. E quando colpisci che cosa dici? Si tira freccia, stocca. È proprio il retaggio elfico, è il retaggio elfico. No, è il retaggio elfico. Lo colpisci in pieno. Vi girate, sentite comunque il clamore della battaglia venire meno. Non c'ho l'azione di bonus. È morto, su di morto. Ma io voglio spegnere quella miccia che si è accesa. Ma no, era no, no, me la sono presa. Ha sparato un cannone, se l'hai presa là in faccia. Aspetta, aspetta. No, mi hai detto che la sua fulmine aveva acceso la miccia vicino a me. Eh sì, l'ho soprattutto lui, tipo l'ho usato per... Okay. È finita la battaglia, però era il mio turno. Sì. Prima del passo alla parte positiva. Sì. Mi giro, voglio capire che cosa sta succedendo su... Beh sì, effettivamente. Cioè, con che condizioni è? Chi lui? Lui è che piange con sangue che esce dalle orecchie e non so se dice qualcosa. Se vuol dire qualcosa. Lui sente una voce. È chiaro che si è infilato due orecchie. Ma figa, si è tirato un colpo, c'ha i buchi delle orecchie, se le buche, ma le orecchie sono macellate e sangue che ne sgorga. Prima ha attaccato lui, si palesemente. Estraggo la mia nuova spada e lo mi avvicino con passo molto serio verso di lui. Anche molto rassicurante. Vuoi che ponga fine alle tue sofferenze, povero pazzo? Sì. Pazzetto più. Lo tiri davanti, labiale. Non c'è l'altro. Vero, cioè lui vede che ti avvicini, ma lui non ti sta proprio. Traduco, vado avanti perché questo è pazzo. Che so cosa per... Sì, mi metto proprio davanti a lui e gli parlo proprio con le labbra davanti agli occhi. Mentre tu sei lì. Secondo me basta ancora per il libertà. Mentre Krim esce. Ah, esco, se tutta rotta, derottami. Ma certo che sono io. Ma sei viva. Certo. Vedete, la battaglia è terminata. Anche i vostri nuovi compagni in giro sono riusciti a battere i nemici. Dall'alto qualcosa di piccolo arriva e in pochi attimi dall'isola davanti a voi lo vedete che fluttua. È un mago vestito totalmente di rosso con un cappuccio. Tu lo vedi subito, ha come dei segni sulle mani. Voi due lo riconoscete immediatamente. Butta male. Berim, era da tanto tempo che non ti vedevo. Mi congratulo, sei ancora vivo. Forse sei diventato più forte di quello che pensassi. Amico tuo? Il suo sguardo si posa su di te. Vedo che ti accompagni con i maledetti e con i deboli. Ho fatto bene a sbarazzarmi di te. Non vali nulla. Ti aspetto
così finalmente concluderemo questa farsa una volta per tutte. Si alza e vola via. Non alla velocità incredibile. Per terra lanciargli la lancia. No, ma è una velocità è altissimo, okay. È molto in alto. Che vista magra per vedere. Scuro visione. Ha le salsicce negli occhi. La barca in tutto questo trambusto si è avvicinata un pochettino di più all'isola. Tu, alzandoti, sentendoti tutta rotta, senti un calore nella gamba. Ah, di nuovo, pure questa. Vedi Bibi come se levitasse per un secondo, testa rivolta all'indietro, punta dei piedi verso il basso, le braccia che puntano verso il basso, okay, che trema per un secondo. In una stanza buia, una piccola pietra a forma di lacrima, un cristallo verde, si accende. Vedete una stanza totalmente ricoperta di quelli che sembrano dei bassorilievi rappresentanti dei draghi, illuminarsi. Una luce incredibile. Voi che state guardando in giro venite accecati da una luce che proviene dall'isola e per un momento non capite bene che cosa sta succedendo. Gli occhi riprendono un attimino a capire cosa sta succedendo intorno a sé. Tu prendi al volo Bibi, certo, che guardandoti ti accarezza, lo senti più pesante, vedi che è un uomo, bellissimo uomo, con queste braccia sempre squamose, anche adesso va anche sul collo, un po' sul petto, stringendoti il braccio, dice, grazie, Krim. Come crescono in fretta. La sessione. Mi fai il gesto delle squame sul petto? Mi schiamo, grazie. Fate la gif anche di questa. Uso dopo. La sessione è finita, ragazzi. Spero vi siate divertiti come sempre. Ho perso altri arti? No, non hai perso arti. Vorrei fare i complimenti a Danny e a Lorenzo, che sono quelli che hanno ruolato un pochettino meno ultimamente. Oggi, stasera, siete stati incredibili per quanto di una... Mamma. Ma adesso che è diventato uomo ancora peggio per me, eh? Sto creando tutta un'altra cosa. Grazie ragazzi, cioè è stato veramente divertente, grazie a voi, grazie veramente di bestia per averci seguito, tutti i PNG che ho usato erano vostri. Grazie. È stato veramente, veramente divertente, è stato bello scrivere comunque pensando a voi, pensando ai vostri PG. Manca una sessione. No, che tristezza. Brucia, nel senso mi dispiace perché comunque è bello giocare assieme, fa sempre un po' tristezza, però è una mini campagna che ci ricorderemo sempre, quindi è sempre divertente. Però sai, sapendo che è l'ultima sessione, non è come un gioco di ruolo tradizionale dove non sai quando finirà generalmente, perché non dovrei ammazzarlo? Lo chiedevo pure io. No, perché vi dico la verità, sono ancora indeciso se nell'ultimo 30 secondi dell'ultima sessione, sono sincero, fare un finale aperto o un finale chiuso, perché se è chiuso lo decido io cosa succede. Ma se è aperto è previsto Crosta o no? Io ho un'idea su Crosta. Scherzi a parte, non vorrei chiuderla del tutto, perché se poi magari ci saranno degli eventi particolari, non so, ad esempio a Lucca o tipo, da qualche altra parte, c'è un senso, c'è qualcuno che alla fine viene o a Monza Brianza. A Monza Brianza, chiaro. Se qualcuno viene, venga Luca. Quanto vieni. Cazzo sono ricchi. Alla fine vengo. Alla fine vengo. Il cappellino al contrario. Se nota di più se non viene. Lo vedo tutti gli anni. Detto ciò, quindi adesso vediamo, però è già scritta. Stranamente l'ultima sessione è già scritta e vabbè, devo correggere alcune cose. Però è bello, è emozionante. Finora la campagna, anche se è così breve, è stato molto bello giocare assieme. Detto ciò, come sempre, se andate a qualche altro PNG o qualcosa, ditemi voi, scrivete un messaggio privato a me, le sort, come volete che sia le sort di questo qua, tanto so già che qualcuno mi ha già detto chi deve morire, cosa vuole morire, cioè nel senso, non farò il TPK, tu Max che mi scrive fai TPK, no, non faccio TPK.
Detto ciò, bene, adesso andiamo a berci delle birrette, a festeggiare tutti quanti assieme l'avvento di Crosstab Psycho e di Dark Cross e di Rocco Baum. Dark Cross. La seconda gamba tutti contro di lui. Come dai? Quindi adesso che ne sono? Adesso le 10:10 adesso sì, sono mezzanotte 10. Mi chiudiamo a berci le birrette dove siamo sempre, la Civetta sul Comò. Detto ciò, ci vediamo prossima settimana con l'ultima puntata. Scusate, ringraziamo tutti, Max, Eugenio, Simo, Tony, io gioco, Gioconomico, Nasmode, io, il grande supremo master, no? Tutti quanti, Dario, Robby, Miki, Dani, Ricky, Lore, tutti quanti. Ci vediamo settimana prossima. Aspetta, io, scusa, abbiamo fatto una cosa terribile, ci siamo scordati che ieri era il compleanno di Lorenzo. No, l'abbiamo detto, noi abbiamo detto come ieri. A ieri. Abbiamo detto oggi. Era un tormentone. Ah! Faride! Faccio. Prossima sessione ti amputo tutto. Comunque la cosa del braccio elettrico era molto di metal. Ma non ci aveva senso! Ma un braccio! Non hai fatto il metallo, è un braccio dragonico, è carne dentro, è carne! Ma come lo poi come lo sparavi? Non è che hai detto da non chiamare? Dal culo! Te lo faccio uscire dal culo quel fulmine! Che vignettona ci facevo. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo prossima settimana, ultima puntata di Drawings and Dragons. Domani carichiamo la puntata su YouTube. Avete una settimana, scriveteci come dei pazzi come sempre, nel mentre continuate a ruolare duro sempre. Ciao ragazzi e grazie. Tanto lo faccio sempre solo io.